buongiorno, ben ritrovati come sempre in diretta su Antena 3. Tante le notizie di oggi, la prima è quella che racconta di un'operazione distrettuale antimafia di Trieste con in campo carabinieri e guardie di finanza. Ci sono 9 arresti, stiamo parlando di un'operazione contro la Camorra che starebbe tentando di allungare i tentacoli proprio nel veneziano, in questo caso a Bibione, per sostanzialmente ricattare commercianti e ambulanti per poter gestire la fiera a Bibione. Noi ci colleghiamo subito con il nostro Filippo Fois che sta seguendo l'operazione, tutti i dettagli ovviamente li rimandiamo a lui. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Una nuova operazione antimafia ha portato all'arresto di 9 persone nel Veneto orientale. Gli arresti sono stati eseguiti dagli uomini della direzione investigativa antimafia e dal nucleo di polizia economico-finanziaria in un'indagine che è stata coordinata dalla Procura di Trieste. Gli arrestati devono a vario titolo rispondere di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dell'aver costretto, sempre secondo l'accusa, con una condotta intimidatoria numerosi commercianti ambulanti sia del Friuli che del Veneto a non esercitare la propria attività imprenditoriale. Si tratterebbe di rappresentanti di alcune cosche camorristiche napoletane che fanno parte della galassia del clan Lauro. L'arrestato più noto è il presidente dell'ASCOM, l'associazione dei commercianti, il presidente dell'ASCOM di Bibione, Giuseppe Morsanuto. Assieme a lui poi sono stati arrestate altre 8 persone, diverse sono di origine napoletana, sono tutti residenti tra il Friuli e il Veneto orientale, alcuni risiedono in provincia di Udine alla Tisana, che comunque è un territorio comunale confinante con quello di San Michele al Tagliamento. In questo momento sono ancora in corso delle perquisizioni da parte dei reparti della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e anche dell'ottavo reggimento Genio Guastatori di Legnago. Le province coinvolte sono anche Udine, Venezia e Pordenone, in questo caso per alcune disponibilità delle persone indagate che in questo momento sono sotto perquisizione. Sembrerebbe, sempre secondo le prime informazioni che sono arrivate, che in alcuni episodi siano state organizzate addirittura spedizioni punitive con armi per intimorire coloro che diciamo non sottostavano all'egemonia imposta da questo gruppo. Per ora da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois, ovviamente se ci dovessero essere degli aggiornamenti, delle novità, non esitare a chiederci la linea. Intanto è arrivato il primo commento a questa maxi operazione da parte del Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che ha detto: i miei complimenti sinceri a dirigenti, all'intera sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, al Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Trieste per l'operazione condotta nella località del litorale friulano Veneto, dove è emerso un progetto criminoso violento che vedeva nella località di Bibione uno dei casi più eclatanti e inquietanti. Sgominare un sistema violento, intimidatorio contro le attività economiche e i venditori ambulanti, ha proseguito il Presidente del Consiglio. La reazione dello stesso Stato di diritto è stata esemplare. Mi auguro che le vittime di ogni estorsione, intimidazione e violenza colgano l'occasione per ribellarsi e reagire affidandosi con fiducia alle forze dell'ordine. Dunque il suo è anche un appello a tanti altri che magari ad oggi non hanno parlato alla luce di questa indagine, questa inchiesta che sicuramente si allargherà a macchia d'olio, possano trovare il coraggio di contribuire attraverso le loro testimonianze all'operazione. Quindi questa è la prima notizia con cui si apre la giornata. La seconda notizia in qualche modo ve l'abbiamo data ieri: l'arrivo del generale Figliuolo a Villorba nel maxi hub della Marca Trevigiana per la terza dose che verrà inoculata ai pazienti fragili e poi a tutte le categorie come personale sanitario, medici e infermieri a 6 mesi dal secondo richiamo. E poi c'è il grande tema: scuole partite con i primi test salivari, le famose scuole sentinella. Noi siamo andati a Conegliano al Cerletti.
Consegnati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 2 all'ISIS Cerletti di Conegliano i primi 134 kit contenenti il test salivare molecolare. Entra nel vivo con l'inizio dell'attività scolastica il piano di monitoraggio per la circolazione del Covid negli istituti scolastici. Le scuole Sentinella nella Marca, oltre a Cerletti, comprendono una seconda scuola superiore a Treviso, l'Istituto Giorgio Fermi e alcune scuole primarie e secondarie di primo grado, il Grava e il CIM di Conegliano. Al Cerletti il kit è stato consegnato tra i convittori e semiconvittori che hanno già aderito all'iniziativa, etichettato con i dati anagrafici. Vi faccio vedere uno dei kit che ci sono stati consegnati. Come vedete è una piccola provetta, all'interno un cilindretto di cotone. I ragazzi semplicemente estrarranno questo cilindretto, lo impregnano di saliva e lo rimettono al loro posto, tutto qua. E poi noi li prendiamo in custodia e li consegniamo agli addetti del Dipartimento di Prevenzione. Il personale del Servizio di Prevenzione provvederà al ritiro del box, che sarà consegnato al laboratorio di microbiologia, che entro 24 ore comunicherà il referto. Lo scorso anno l'attività di monitoraggio del convitto ha permesso di evitare focolai. Finora il Cerletti ha acquisito oltre un centinaio di consensi informati. Adesso noi spetta la campagna di sensibilizzazione, di informazione, di raccolta dei consensi informati per tutto il resto della popolazione scolastica, che per il Cerletti è di circa 1.400 alunni. In regione saranno più di 11.000 gli studenti che saranno testati ogni 15 giorni, distribuiti in 72 istituti sparsi in 7 province e individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale dopo un confronto con i dirigenti scolastici. Più è numerosa la partecipazione, più avrà efficacia questo monitoraggio, per cui invito davvero tutte le famiglie e i ragazzi a partecipare, a dare il loro consenso informato. Se veramente il nostro obiettivo è quello di rimanere in presenza e continuare a rimanere a scuola per recuperare apprendimenti e socialità, questa è la strada. Allora, dunque, avete sentito, l'unico modo per continuare nell'apprendimento, nella socialità, per rimanere in questa condizione di normalità con cui fortunatamente l'anno scolastico si è potuto aprire, è necessario vaccinarsi, partecipare al maxi screening delle scuole Sentinella. Dunque, la lotta contro il Covid si sta muovendo, come vedete, su più fronti, i test con le scuole Sentinella e poi la terza dose, quindi il richiamo per i pazienti fragili, ma anche per medici e sanitari, i primi ad aver ricevuto il siero anti-Covid. Allora, noi salutiamo e ringraziamo, ci colleghiamo subito con Paolo Lucernoni, dirigente dell'unità operativa complessa di pneumologia di Vittorio Veneto. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi collegato. Con lei un paio di temi velocemente, perché insomma so che è una giornata piuttosto piena per lei. Partiamo dalla terza dose. Lei, come i suoi colleghi, sarà uno dei primi a riceverla. Sì, stando alle indicazioni delle autorità, noi dovremmo riceverla verso l'inizio dell'anno prossimo, e dopo le popolazioni fragili che sono state opportunamente scelte come prime a beneficiare di questo trattamento. Dico beneficiare perché ormai al giorno d'oggi sembra effettivamente necessaria una terza dose. La terza dose fa sì che la nostra reazione immunitaria, la nostra sensibilizzazione sia appunto richiamata, resa più efficace, resa più efficiente e quindi in grado maggiore di controbattere queste varianti che, non dimentichiamolo, si differenziano un pochino da quello che era il virus originario e che quindi sono coperte meno bene dalla reazione anticorpale e cellulare che il vaccino induce. Senta, lei... volevo capire, lei appunto questa necessità di copertura la sta notando lavorando in ambiente ospedaliero, no? Cioè lei prima... bisogna dire di sì, perché cominciamo a vedere dei casi, così come è stato osservato in altri paesi, casi di infezione in soggetti correttamente vaccinati. Questo significa due cose: che il vaccino induce una difesa che non è totale e induce una difesa che probabilmente con il tempo viene un po' a deteriorarsi. Queste infezioni nei soggetti vaccinati, attenzione, sono però generalmente lievi.
non comportano, raramente comportano l'ospedalizzazione, di solito danno dei sintomi che possono essere facilmente superati a domicilio, ma è il fenomeno in sé che introduce un elemento di preoccupazione, perché vuol dire che questo virus ha la tendenza, la capacità a sfuggire un pochino alle difese che i vaccini inducono. Quindi questo della terza dose è una precauzione più che altro per il futuro, per quello che capiterà e che nessuno ancora conosce con certezza. Infatti immagino che lei abbia potuto notare dunque, anzi un'altra domanda, lei ha potuto notare la differenza, no, tra vaccino AstraZeneca, quindi soggetti che possono aver contratto il virus nonostante la vaccinazione, la differenza tra i vari vaccini? Perché adesso un'altra dunque, grande questione è quella legata alla vaccinazione eterologa. Esatto, questo è un grosso problema al quale però non è corretto rispondere sulla scorta di sensazioni soggettive che nascono solo da casistiche limitate con cui entriamo in contatto. Io condivido l'opinione delle autorità che dicono che tutti i vaccini sono efficaci, tutti quanti. Sappiamo a priori che Johnson & Johnson offre una copertura un pochino minore, questo è testato e dichiarato dalla stessa ditta che lo mette in commercio. Tra AstraZeneca, lo Sputnik russo e i vaccini a RNA proposti da Moderna e da Pfizer-BioNTech, le differenze sono oggettivamente minimali. Il problema degli effetti collaterali alla prima somministrazione è un altro problema. Qui si è visto che i vaccini come AstraZeneca o Sputnik fatti su adenovirus modificati, eccetera, danno qualche effetto collaterale in più, sempre comunque nell'ambito di cose assolutamente molto rare. Senta, lei ha confermato che il livello di infezione contratta da pazienti comunque vaccinati ha un livello di infezione minima, quindi ci può confermare che sono persone che non vanno in terapia intensiva, però sono comunque persone che lei in ospedale vede, quindi entrano in ospedale. Abbiamo visto in ospedale delle persone anziane correttamente vaccinate, affette da altre malattie che probabilmente hanno reso la vaccinazione meno efficace, e francamente molto pochi casi, devo proprio pensarci per identificarne qualcuno, di soggetti diciamo invece di media età non gravemente comorbidi, cioè non affetti da altre malattie croniche, che abbiano contratto una malattia da Covid tale da richiedere l'ospedalizzazione dopo la vaccinazione. La stragrande maggioranza dei casi che osserviamo di infezione in vaccinati sono malattie molto lievi. Parliamo di long Covid. Sì, non escludo che esista magari qualche caso che è finito in rianimazione, però siamo all'uno su mille. Il problema grosso che abbiamo è che abbiamo l'infezione nei non vaccinati e non sappiamo quello che ci aspetta adesso in autunno, quando la temperatura scenderà e quando l'esperienza ci ha insegnato che la malattia è intrinsecamente più grave. Cioè abbiamo in questo momento due pandemie coesistenti, la pandemia del non vaccinato che rimane una malattia grave con una aggravata da una mortalità non indifferente, e la malattia del soggetto vaccinato che invece nella stragrande maggioranza è una malattia lieve paragonabile a una forma influenzale, a un raffreddore. Ecco, è importante, no? Perché abbiamo fatto in qualche modo un po' chiarezza sulla situazione attuale, anche alla luce insomma, del nuovo anno scolastico che è ripartito certo. Settembre, quindi anche situazioni come quelle, l'inizio della scuola, la ripresa diciamo, delle attività normali della vita quotidiana e poi l'arrivo del grande freddo che ci porterà comunque a ritrovarci molto di più in ambienti chiusi, no? Perché adesso ci ha salvato anche stare molto all'aperto. Noi abbiamo visto che certo. Basta areare i locali e stare all'aperto per favorire il ricambio d'aria e dunque anche abbassare il livello del contagio. Con la cattiva stagione, l'assembramento inevitabile nei locali, il mutato stile di vita che abbiamo nella cattiva stagione favorisce la trasmissione di tutte
le malattie respiratorie, in particolare di quelle virali. Purtroppo il Covid non fa eccezione su questo, è anch'essa una malattia respiratoria virale. E tra l'altro qui in Italia, almeno qui nel sud Europa, diciamo, abbiamo osservato anche un'intrinseca maggiore gravità della stessa malattia, cioè del Covid, nella cattiva stagione. Quindi questo dovrebbe essere il pensiero più forte per spingere le persone che stanno ancora titubando se vaccinarsi o meno, per spingerle invece a vaccinarsi, e anche per introdurre la terza dose nelle popolazioni cosiddette fragili o particolarmente esposte. Abbiamo qualche evidenza in più sugli effetti del Covid, quello che di fatto viene chiamato long Covid, cioè ci può raccontare qualcosa in più e se vi sono delle certezze maggiori? Purtroppo al giorno d'oggi, dopo 2 anni di pandemia, diciamo che in tutto il mondo abbiamo fatto esperienza di questa sindrome, che un po' impropriamente ma in maniera molto, molto esplicita viene chiamata long Covid. Il long Covid in sintesi è la persistenza di sintomi di alterato stato di salute in soggetti guariti, virologicamente guariti dall'infezione acuta. E osserviamo questa persistenza di sintomi, che talora è veramente invalidante, nella maggioranza dei casi, direi più del 50% dei soggetti che hanno contratto il Covid in forma medio grave. Detto in altre parole, tra i pazienti ospedalizzati e guariti dal Covid, quindi sto parlando dei soggetti guariti, più di 1 su 2 manifesta sintomi di lunga durata. Questi sintomi sono in grado anche di peggiorare significativamente la qualità della vita, in particolare nelle persone di età media che normalmente hanno un'attività lavorativa e una vita sociale. Questa considerazione sul long Covid, secondo me, non deve essere secondaria nello spingere alla vaccinazione, perché non è vero che il Covid è una malattia semplice come l'influenza, che una volta che sono guarito, quindi molte volte abbiamo persone anche giovani, lavorativamente attive, che una volta guarite dalla fase acuta per mesi ancora lamentano mancanza di fiato con lo sforzo, un abnorme senso di fatica per sforzi prima bene tollerati, perdita di memoria, perdita di capelli, cioè tutta una serie di sintomi variamente combinati, assolutamente da non trascurarsi. Senta, dottore, ci sono delle evidenze che questi sintomi possano trasformarsi in malattie croniche? C'è il rischio di cronicità? Direi che questo rischio è molto basso per quello che abbiamo osservato finora, mi permetto di dire anche nella casistica personale, che ormai ammonta a centinaia e centinaia di casi che vedo, si può dire, quotidianamente. Cioè, di solito io ai pazienti dico che la storia è a lieto fine, cioè fatta salva la mancanza di evidenti esiti di danno anatomico che vediamo per esempio con le TAC del torace, danni che li vediamo solo in pochi casi, nei casi proprio più gravi di persone sopravvissute a lunghi trattamenti rianimatori. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, in assenza di esiti morfologicamente evidenti, questi sintomi tendono a scomparire nel giro di qualche mese. Però di qualche mese, cioè non è insolito che una persona non riacquisti la sua, diciamo, la sua percezione di benessere prima di 3, 4, 5 mesi dalla guarigione della fase acuta. Si tratta quindi di un prezzo biologico elevato, certo, che la malattia impone al singolo malato, un prezzo che va considerato, che dovrebbe, secondo me, essere un forte movente a vaccinarsi, perché solo la vaccinazione ci salvaguarda dalle forme gravi di malattia e anche da questi esiti.
Guardi, in questi giorni, parlando sia con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, sia con il presidente Luca Zaia, quando si parlava di obbligatorietà del vaccino, entrambi ricordavano come ormai vi sia solo uno zoccolo duro rimasto di persone che non vogliono vaccinarsi, e anche di fronte, insomma, ai ripetuti appelli, alle evidenze scientifiche, ai numeri che quotidianamente diamo dei ricoveri di personale di persone non vaccinate in ospedale, non riescono a cambiare idea. Vedremo ora se il governo deciderà di usare il pugno duro e dunque di inserire l'obbligatorietà anche per chi lavora nella pubblica amministrazione e in azienda. A bruciapelo, lei sarebbe favorevole? Secondo me sì, come ha fatto il presidente degli Stati Uniti, Biden, che ha annunciato che tutti i dipendenti federali dovranno essere vaccinati. Io sarei favorevole a una misura analoga anche nel nostro paese. Grazie dottore per essere stato in nostra compagnia. Grazie, grazie a lei. E le auguro una buona giornata. Era Paolo Lucernoni, primario del reparto di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, che ancora ringraziamo per il suo tempo. Dovrebbe esserci già collegato con noi invece un altro dottore, Mattia Doria. Ce l'abbiamo. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Nel suo caso parliamo di bambini. Lei è pediatra, ma è anche segretario nazionale delle attività scientifiche e etiche della FIMP, che è la Federazione Italiana Medici Pediatri. Quindi insomma abbiamo una summa qui e adesso non possiamo fare altro che tartassarla con le nostre domande. Gliene faccio una primissima, dopo andremo in pubblicità e continuiamo. Avete iniziato anche come pediatri a vaccinare i vostri assistiti. Come sta andando? Allora, direi finalmente abbiamo iniziato a vaccinare i nostri pazienti. I nostri pazienti over 12 hanno già iniziato ad aderire alla campagna vaccinale già durante l'estate negli hub. Da qualche settimana la regione ha attivato anche la disponibilità a far vaccinare anche nei nostri studi. Abbiamo iniziato e sono stati vaccinati almeno il 60% dei ragazzini sopra i 12 anni. Chiaramente adesso affrontiamo quelli un po' più resistenti, le famiglie un po' più resistenti, ma stiamo oggi stesso, farò delle vaccinazioni ai ragazzini over 12, i miei pazienti. Abbiamo iniziato, si tratta di un lavoro serio, puntuale, che avrà bisogno di tanta pazienza e anche di un lavoro di counseling sicuramente importante, perché è importante comprendere che cosa significa fare il vaccino anti-Covid anche in questa fascia di età. Che hanno ragazzi adolescenti, no? Se parliamo di 12 anni, 13 anni. Assolutamente sì, stiamo parlando di adolescenti, di ragazzini a partire dai 12 anni di età, sì, dai 12 in su. Qual è il loro livello di consapevolezza, secondo lei? Io devo dire che i ragazzi, per i contatti quotidiani che ho con le famiglie, con i ragazzi, sono previsti, come forse molti sanno, dei bilanci di salute anche in età adolescenziale, oltre che nei primi anni di vita, e sono previsti due bilanci di salute, uno verso i 12 anni, uno verso i 14 anni, e sono occasioni di grande dialogo con i ragazzi per tutto il tema vaccinale, che va dalla vaccinazione HPV alla vaccinazione contro il meningococco B, e anche in questo momento la vaccinazione nei confronti del Covid. Hanno le idee molto chiare, ragazzi. Hanno le idee chiare, ma sono distratti inevitabilmente da ciò che i social, in modo improprio e inappropriato, tendono a diffondere come fake news. Siamo tutti immersi nelle fake news, i ragazzi non ne sono esenti, anzi sono fra quelli che più frequentano i social, e c'è un passaparola a volte non positivo. Il nostro lavoro diretto, anche sfruttando il rapporto di fiducia che come pediatri di famiglia abbiamo nei confronti delle famiglie e dei ragazzi che sono cresciuti con noi dalla nascita in qua, sicuramente questo rapporto di fiducia ci aiuta in questo percorso di comunicazione, di informazione, proprio di counseling, cioè di comprensione rispetto al significato di questa vaccinazione, sia in termini farmacologici, anche spiegando come agisce questo vaccino, ma anche in termini clinici, che cosa andiamo a prevenire, che cosa andiamo a tutelare, e questo sono temi importanti. Allora, fake news, poi abbiamo parlato anche di vaccino anti-influenzale, quindi ci siamo quasi anche qui. Ci attenda davvero pochi minuti di pubblicità e poi siamo subito da lei.
Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, siamo in compagnia di Mattia Doria, pediatra e segretario nazionale attività scientifiche ed etiche della FIMP. Dottore, buongiorno ancora. Buongiorno di nuovo. Allora, lei ha detto prima, finalmente siamo partiti. Lei ritiene che nella gestione della comunicazione tra pediatri, governo e le varie gestioni, insomma, della pandemia, perché il virus sta diventando endemico, siamo quasi intorno ai 2 anni, forse si sarebbe potuto giocarla in maniera diversa? Ma guardi, è stato siglato un accordo tra la Federazione Italiana Medici e Pediatri e il Ministero della Salute già in marzo per favorire la diffusione della vaccinazione anti-Covid, innanzitutto all'inizio per i genitori dei nostri pazienti gravi, quelli con problematiche di salute serie, e su questo abbiamo dato la nostra disponibilità alla collaborazione, e in quell'accordo era già stato siglato il fatto che una volta disponibile la vaccinazione anche per l'età pediatrica, noi potevamo entrare in campo. Questa cosa è avvenuta un po' più tardi rispetto a quello che poteva essere fatto. In ogni caso siamo qui pronti, eravamo disponibili e rimaniamo disponibili a dare il nostro contributo per far fronte alla problematica legata alla situazione pandemica, che ha delle caratteristiche di attenuazione in questo momento, ma le ha solo grazie al fatto che stiamo vaccinando e stiamo vaccinando bene. Senta, nel Padovano ci sono già le prime 8 classi in quarantena, è proprio una notizia davvero di poche ore fa, e si tratta di nidi e materne, quindi piccolissimi, quelli che ancora non hanno la mascherina. Si è discusso tanto con gli insegnanti vaccinati dell'ipotesi di far utilizzare o meno ai ragazzi in classe la mascherina. Sono ancora così fondamentali i dispositivi di protezione nonostante la campagna vaccinale per i bambini? Sono fondamentali, assolutamente sì, nel senso che la vaccinazione aiuta a sviluppare le difese immunitarie nei confronti del virus. Ovviamente tutte le strategie di contenimento della diffusione del virus devono essere mantenute, perché non tutta la popolazione è vaccinata e soprattutto l'età pediatrica non è vaccinata. Il bambino può contrarre l'infezione, può contrarre il virus come un adulto, e ovviamente in questo momento in cui sta circolando prioritariamente la variante Delta ormai da mesi imperversa, e abbiamo documentato come questa variante abbia una predilezione anche per l'età pediatrica, per cui le strategie di contenimento della diffusione del virus, vuol dire la mascherina, l'igiene delle mani e il distanziamento fisico, rimangono dei capisaldi fondamentali che, assieme alla vaccinazione, chiaramente contribuiranno all'abbattimento della pandemia. Ovviamente nelle classi nelle quali iniziano a esserci dei casi di positività nei confronti del SARS-CoV-2, ovviamente deve essere instaurata quella strategia di quarantena e di isolamento che è necessaria per evitare l'ulteriore diffusione dell'infezione. Senta, contemporaneamente poi c'è il vaccino per l'influenza, sta partendo già la campagna vaccinale addirittura c'è chi ha ipotizzato, ma immagino che sia assolutamente impossibile, almeno non quest'anno, di garantire la doppia protezione con un'unica iniezione. Qual è il consiglio, la posizione dei pediatri? Ma guardi, con un'unica iniezione ancora no, ovviamente, ma con la co-somministrazione probabilmente sì. Abbiamo dei dati americani, anche il CDC americano e anche l'Accademia Americana di Pediatria proprio in questi giorni ha rilasciato come l'autorizzazione alla co-somministrazione del vaccino anti-Covid assieme al vaccino anti-influenzale. Quindi dal punto di vista delle evidenze disponibili è possibile co-somministrare il vaccino, e sarà una cosa molto importante, perché le coorti di bambini dodicenni continueranno a presentarsi, cioè quindi ogni mese abbiamo dei ragazzini che compiono 12 anni, e quindi pian piano andremo a coprirli per la vaccinazione anti-Covid. In questo periodo, tra poco inizierà la campagna vaccinale anti-influenzale, potrà essere fatta insieme. La vaccinazione anti-influenzale non servirebbe dirlo, ma è ancora importante dirlo, è fondamentale per contenere la diffusione del vaccino anti-influenzale, perché sul virus influenzale abbiamo già i dati di evidenza che
l'età pediatrica è il vero serbatoio della diffusione del virus. Se guardiamo le curve epidemiche delle infezioni da virus influenzale degli anni precedenti, a parte l'anno scorso che non c'è stata, ma vediamo come la categoria pediatrica supera di ben 4 volte la numerosità dell'infezione influenzale nell'età adulta. Quindi soprattutto i primi anni di vita sono fra i soggetti che dovrebbero essere vaccinati, soprattutto se frequentano la comunità infantile. La preoccupa questo nuovo anno scolastico? Cioè stiamo andando incontro a un nuovo anno scolastico e poi stiamo andando incontro all'inverno? Ma non mi preoccupa l'anno scolastico, mi preoccupa il virus, perché il virus si sta adattando, il virus si adatta e cerca di adattarsi in quegli ambiti nei quali non trova ostacoli. In questo momento trova molti meno ostacoli in chi non è vaccinato e nei soggetti giovani. Come dicevo prima, la variante Delta ha questa peculiarità di colpire tutte le categorie, non esclude nessuno, ma contrariamente alle forme iniziali ha un tropismo particolare anche per l'età pediatrica. Per cui quello che mi preoccupa non è l'anno scolastico, ma è il virus. Ovviamente se vengono messe in atto tutte le strategie di contenimento che abbiamo citato prima e soprattutto si fa un monitoraggio attento, una verifica attenta di tutti i casi sospetti, ovviamente si contiene la diffusione del virus. Su questo chiaramente sia le famiglie che i colleghi pediatri di famiglia sono molto sensibili, dobbiamo essere tutti molto sensibili all'utilizzo corretto del tampone diagnostico anche con sintomi lievi, perché sappiamo benissimo che il bambino nella maggior parte dei casi ha delle manifestazioni più lievi rispetto a quelle dell'adulto e spesso vengono sottovalutate, mentre soprattutto adesso che si è ripresa la vita sociale, la vita comunitaria, la vita scolastica, intercettare anche sintomi lievi diventa importante proprio per interrompere poi la circolazione del virus. Senta, da qui io direi anche l'importanza dello screening messo in atto dalla Regione del Veneto, no? Quanto contate voi su queste scuole sentinella? Che cosa ci possono dare? Beh, ci possono dare molto, perché imparare dalla realtà quello che succede è fondamentale. Senza sapere cosa succede nel territorio non possiamo mettere in atto delle strategie di prevenzione e di intervento adeguate, per cui noi salutiamo con grande positività questa strategia, che tra l'altro è stata anche messa in atto lo scorso anno qui in Veneto. Adesso è stata diventata una strategia nazionale, ma il Veneto è stato il capofila di questo tipo di strategia. Quindi conoscere quello che succede nel territorio, nella vita reale, prima che capitino le epidemie intrascolastiche, diciamo così, è fondamentale. Vaccino under 12. Che tempi ci sono? Cioè la comunità scientifica e ovviamente anche la federazione, che posizione stanno sostenendo? Ma la Federazione Italiana Medici Pediatri non può far altro che imparare dalle evidenze scientifiche, da quello che gli scienziati ci mettono a disposizione come conoscenze. Sappiamo che sono in fase di valutazione e di sperimentazione l'esecuzione del vaccino anti-Covid sotto i 12 anni. In questo momento si stanno ultimando gli studi per la vaccinazione 6-12 anni, ci sono dati che arrivano dall'America e si stanno proprio concludendo queste pratiche, che sono estremamente attente a valutare l'efficacia da una parte e la sicurezza dall'altra, perché quando parliamo di farmaci e di vaccini dobbiamo sempre parallelamente tenere in considerazione questi due aspetti, efficacia e sicurezza, e si stanno ultimando gli studi. Io penso che per il mese di ottobre già dovremmo avere qualche notizia più certa. Ovviamente se i dati di evidenza scientifica ci confermeranno che si tratta di un vaccino
valido anche per l'età pediatrica più bassa, quindi 6-12 anni, saremo molto felici di poter collaborare alla realizzazione, anche perché questo vaccino non ha nessuna plausibilità biologica per non essere eseguito anche sotto i 12 anni, però chiaramente le verifiche devono essere fatte e finalmente forse siamo arrivati alla fine di questo percorso di verifica. Quindi il limite, voglio dire, dei 12 è stato fatto in base ai trial clinici che si avevano a disposizione. Assolutamente sì, nel senso che sono iniziati i trial clinici prima negli anziani, negli adulti e pian piano si sono abbassate l'età. Il fatto che si sia iniziato a vaccinare gli adolescenti solo a partire dal mese di giugno-luglio non è legato alla paura del vaccino, ma al fatto che stavamo attendendo la verifica dei trial di valutazione dell'efficacia e della sicurezza del vaccino. Una volta arrivati questi dati si è partiti ovviamente. Senta, c'è un altro tema a noi onestamente molto caro, che è quello dell'impatto di questi quasi 2 anni di Covid sui ragazzi, sui loro comportamenti, sulla loro socialità, sulla loro mente. Potete testimoniare con certezza, appunto, attraverso i vostri assistiti, che l'impatto sia stato così pesante? Come la stiamo vivendo, come la stanno vivendo oggi i ragazzi a distanza di così tanto tempo? Perché parlavamo delle difficoltà dei ragazzi in pieno lockdown, ora è passato del tempo, si è ritornati a scuola, com'è la situazione adesso? Ma guardi, non possiamo parlare di cosa succede adesso se non facciamo in memoria di quello che è successo lo scorso anno, in questo anno e mezzo, perché dobbiamo tutti ricordare che quando è iniziata questa pandemia eravamo molto preoccupati per l'età pediatrica, perché ricordiamo, noi siamo stati il primo paese occidentale ad essere invasi da questa pandemia e le notizie che arrivavano dalla Cina rispetto all'età pediatrica non erano certe, quindi quando vedevamo le immagini di questi anziani ricoverati in terapia intensiva e sottoposti a manovre rianimatorie, avevamo il grande timore noi pediatri che questa cosa potesse trasferirsi anche all'età pediatrica. Questo virus invece ha dimostrato di preservare, almeno per il momento, i bambini nella maggior parte dei casi anche da questi fenomeni. Non dimentichiamo però, anche a me piace ricordarlo, non perché mi piace dire che ci sono stati 32 bambini morti in Italia in questi 18 mesi a causa del Covid. Ovviamente un numero piccolo rispetto ai morti che ci sono stati, però non possiamo considerare nessuna morte come piccola, e soprattutto quando muore un bambino, soprattutto quando muoiono bambini magari anche gravati da altre patologie, sappiamo quanto siano cari alle proprie famiglie proprio i bambini che sono gravati da patologie croniche invalidanti, vederselo strappare via dal Covid, cioè da un'infezione virale che oggi possiamo prevenire, io penso che sia veramente incredibile non pensare che sia necessario fare la vaccinazione, farla a tutti e farla anche ai ragazzini ora che è possibile. Ma ritorno alla sua domanda. Le difficoltà di tipo psicologico, neuropsichiatrico sono aumentate in modo sensibile, abbiamo documentazioni molto importanti sia dal punto di vista dei lavori scientifici che sono stati fatti su questi fenomeni, ma anche da quello che noi vediamo nei nostri studi. E soprattutto possiamo quasi chiamarlo un long COVID pediatrico, proprio l'impatto psicologico. Prima il collega parlava del long COVID dei soggetti adulti che hanno l'infezione. Tra l'altro, apro parentesi, chiudo parentesi, il long COVID esiste anche in età pediatrica, ma abbiamo un long COVID di tipo psicologico che si sta verificando. Abbiamo avuto gravi problemi, grossi problemi con gli equilibri, ad esempio, del sonno durante il lockdown che si stanno protraendo nel tempo. E di fronte a questa situazione, in età adolescenziale poi abbiamo osservato un aumento molto significativo di tutte le problematiche neuropsichiatriche, ad esempio legate ai casi di autolesionismo. Abbiamo avuto i reparti di neuropsichiatria infantile ricoverati, letti pieni, ricoverati, quindi reparti pieni di ragazzi con questo tipo di disagio. È un disagio di tipo psicologico, neuropsichiatrico che
va e andrà monitorato con attenzione. Guardi, noi non ci stancheremo mai di tentare di lanciare anche questi messaggi, quindi ancora una volta la ringrazio per aver accettato questo invito, perché come lei prima ha sottolineato, possiamo prevenirlo, il Covid possiamo prevenirlo, e proprio perché abbiamo questo tipo di responsabilità è giusto metterla in atto, anche alla luce di quello che lei ci sta raccontando, perché i bambini sono le categorie più fragili, vanno protetti e non solo nel corpo ma anche nella mente, perché sono gli adulti di domani. Quindi davvero grazie dottore per essere stato in nostra compagnia, e ci risentiremo tra qualche tempo per rifare il punto insieme, sempre qui in diretta. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità, arrivederci. Arrivederci. Mattia Doria, segretario nazionale attività scientifiche ed etiche della FIMP e pediatra nel veneziano. Allora, abbiamo una notizia di cronaca, malore alla guida per una ragazza di 23 anni, è accaduto questa mattina, la ragazza risiede a Riese Pio X, ha perso il controllo della sua auto ed è finita su una rampa di parcheggio. Soccorsa dalle persone sul posto, poi hanno chiamato i vigili del fuoco di Montebelluna, SUEM di Pieve del Grappa, è stata portata in pronto soccorso a Castelfranco in stato confusionale. Andiamo ora a vedere un altro tema. Abbiamo parlato di Covid fino a questo momento, c'è un altro tema che riguarda soprattutto i nostri territori, quelli della Marca, ma non solo, il tema del Prosek. La Commissione europea starebbe avviando dunque le carte per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sostanzialmente l'autorizzazione, il via libera al marchio del Prosek. Su questo già il dibattito politico si è espletato ieri, con un Luca Zaia che definisce vergognosa questa decisione, il governo che decide di prendere in mano la situazione. Tra pochissimo ne parleremo con un deputato della Lega Nord, ma intanto vi facciamo sentire le prime reazioni dei politici del territorio. Già da ieri mi sono sentito con il presidente Zaia, che ha fatto le dichiarazioni, con diversi europarlamentari, mi sono sentito con il ministro Patuanelli. Oggi mi incontrerò e sentirò la presidente del Senato, la Casellati, proprio perché al di là delle appartenenze politiche siamo tutti decisi e convinti di andare nella stessa direzione, quella di fare tutte le azioni possibili per far sì che la comunità europea chiaramente non porti alla fine questo provvedimento del riconoscimento del Prosek. Una mina da disinnescare subito, quella del Prosek croato, e che trova compatto almeno per una volta il fronte politico. Lo conferma da Roma il trevigiano Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. Ci sono 60 giorni per fare tutte le controdeduzioni del caso e arrestare l'iter di riconoscimento avviato dai croati e ufficializzato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Io ho sentito parlare di bomba che è esplosa, sicuramente. Per il nostro territorio è una calamità devastante. Parlo del nostro territorio, parlo della provincia di Treviso, del Veneto in generale. Tema caldissimo sul quale si è pronunciato anche oggi il governatore Zaia, che si rivolge direttamente al Ministero dell'Agricoltura. Ma è una vergogna assoluta sta roba qui. Ma è una vergogna che io mi chiedo come mai non siano andati lì a far casino, ma non casino, sto parlando burocratico, giuridico. Cioè, io penso che il ministro doveva prendere, mettersi la tenda e piazzarsi in Europa. Abbiamo il sito UNESCO che si chiama Collina del Prosecco e sti qua vengono a dirsi che adesso va bene il Prosecco, ma è una vergogna. Assicura che il fronte italiano è compatto a Bruxelles. Alessandra Moretti del Partito Democratico, su all'interrogazione che all'Europarlamento già alcuni mesi fa aveva chiesto di bloccare l'iter, una questione che è anche di tutela del consumatore. È necessario difendere i prodotti italiani, ma anche difendere i consumatori contro informazioni distorte che potrebbero confonderli. Per cui ci batteremo con tutte le nostre forze, faremo opposizione affinché non ci sia confusione alcuna tra il Prosek croato e il Prosecco italiano. Prosecco sotto attacco da tempo, come ha ricordato Coldiretti Treviso, dal Crisecco della Moldova al Consecco tedesco, ma un conto è l'imitazione, un altro il riconoscimento. La guerra è aperta.
Allora, siamo in attesa di collegarci con Angela Colmellere, deputato della Lega, che insieme a Giuseppe Paolini e al senatore Giampaolo Vallardi hanno licenziato un comunicato stampa proprio questa mattina. Al Prosecco va evitata un'altra beffa come quella che portò al ritiro della denominazione Tokaj. Quindi tra pochissimo siamo in attesa di collegarci direttamente da Roma con il deputato. Intanto però vi facciamo vedere un altro approfondimento legato ai rincari. I rincari che sono evidenti, ma che di fatto sono stati anche già annunciati dal ministro Cingolani. Sentite. Questi aumenti si andranno a pesare e potrebbero anche minare la ripresa, perché ovviamente tu quando hai degli aumenti, che in questo momento già le materie prime le paghiamo molto, ci sono ferme produzione perché ovviamente ormai dipendiamo quasi esclusivamente dall'Asia, e questo può influire nella ripresa perché ci porta fuori mercato. Una frenata sulla ripresa, giro di parole del presidente della Camera di Commercio che prelude ad una scure sulle prospettive delle aziende sulle quali già gravano i due anni di difficili dalla pandemia. Una doccia fredda l'annuncio del ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani, maxi stangata sulla bolletta elettrica che nel prossimo trimestre aumenterà del 40%. Se un ministro lancia l'allarme vuol dire che c'è molta preoccupazione e che il tema veramente è un tema che scotta. Aumenti del 20 al 40% dove già noi abbiamo le bollette più care d'Europa. Ricordo solo che si paga la corrente elettrica il 36% in più dei nostri concorrenti stranieri. Aziende da un lato e famiglie dall'altro che fanno i conti con l'arrivo dell'inverno e con i costi del riscaldamento, elettrici, del gas, spese inevitabili che pesano su ciascun budget familiare, e il timore è che il reddito dei nuclei venga ulteriormente eroso a scapito di attività educative, di cura e di sport. È l'amaro commento del presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di grande preoccupazione da parte delle famiglie per questo autunno, per questi rincari che sono previsti. Indubbiamente sappiamo che c'è la necessità di un ritorno ad un equilibrio fiscale, un equilibrio delle spese per il nostro Stato. Indubbiamente però auspichiamo che sia graduale e che vi siano le condizioni che permettono alle famiglie di poter far fronte a questo incremento di spesa. Quindi investimenti sulla conciliazione famiglia-lavoro, supporto alla maternità e ai lavori di cura, che potrebbero appunto in qualche modo alleviare questo incremento di spesa che sembra ineluttabile. Allora, proprio su questo tema dei rincari abbiamo chiesto ai trevigiani che cosa ne pensano. Allora, sentite le interviste che abbiamo raccolto, dopo ne parleremo anche con il nostro prossimo ospite, Lucia Perina, segretario della Wiltec Verona Vicenza. Tra poco. Si prevede un 40% in più sulle bollette. Si prevede il 40% in più? Beh, sarà veramente una crisi grossa. E per le famiglie in questo momento penso che comporterà un grosso problema, perché secondo me capisco tutte le problematiche riguardo l'energia, però il governo doveva almeno calmierare quelli che sono i consumi base per le famiglie, per dare un aiuto concreto. Non è una bella cosa, purtroppo. In questo momento qua non ci voleva, ecco. Il costo della vita è alto, mantenere una famiglia anche, e le bollette come si fa? Come si fa a rinunciare a non avere il caldo in casa? Impossibile. Malissimo trovare le famiglie in questo periodo con le bollette che vanno così care. Non ci voleva. Siamo in crisi. Non ci voleva, no, però di necessità e virtù le famiglie si adatteranno come fanno da anni, insomma. Su cosa si taglierà? Perché c'è tanta gente che è senza lavoro, quindi non so io. Mi da tagliare su altro, sulle ferie abbiamo già tagliato, su qualcos'altro mi inventerò qualcosa per Natale, forse i regali di Natale dovrò tagliare. Facendo i conti bisognerà tagliare quello che è un pochino più superfluo, di certamente non l'elettricità o carburante o tutte le altre cose che ormai sono diventate vitali per tutti quanti. Le spese quelle di più largo consumo, quindi i cibi, i vestiti, le spese destinate ai cibi e ai vestiti. Quindi su cosa si taglierà? Si taglierà forse sull'andare a mangiare una pizza, o andare a cena, il cinema, le cose voluttuarie. Per quanto ci riguarda sicuramente taglieremo le vacanze che comunque non si riescono a fare per questione Covid. A questo punto c'è un motivo in più per non farlo. E cosa si andrà a tagliare secondo lei? Lei cosa taglierà nell'eventualità ci fossero queste cose? Cosa taglierei io?
Qualcosa ai ladri taglierei. Allora, buongiorno, ben ritrovata Lucia Perina, segretario Wiltec Verona e Vicenza. Grazie per essersi collegata con noi. Buongiorno. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, ha sentito, no? Intanto stiamo parlando di rincari e io mi vorrei allacciare a questo proprio perché ieri c'è stata la fusione della multi-utility, la fusione AGSM-AIM, e in questo caso parliamo dell'importanza delle fusioni, delle aggregazioni tra multi-utility. Qual è il valore aggiunto di fare una scelta di questo tipo? Sì, questa fusione che è cominciata all'inizio dell'anno e vedrà la sua completezza entro la fine di quest'anno. È una fusione, un'aggregazione che comporta tanti rischi ma anche tante opportunità. I rischi sono quelli che si sommano decine e decine di competenze, di professionalità e anche di incarichi dirigenziali. Le opportunità sono quelle che si rafforza, come dire, una distribuzione di un prodotto primario come quello dell'energia, e quindi è un'opportunità perché si entra a far parte dentro quelle 4-5 grandi multi-utility italiane che possono dettare, come dire, dei business commerciali perché altri decidono di aggregarsi, e quindi ci si mette in una posizione di più forza. Ecco, l'aggregazione, io credo, come Wiltec, che ci debba portare questa spinta. Quindi l'aggregazione uguale più forza, non ad esempio perdita di posti di lavoro. Beh, lei ha toccato un tema principale per noi, ovviamente anche per il ruolo che abbiamo. È chiaro ed evidente che spesso i lavoratori e le lavoratrici vivono le aggregazioni o le fusioni come un rischio occupazionale. In realtà noi abbiamo cercato, come sindacato, unitariamente peraltro, di condividere anche con le amministrazioni locali, no? Perché poi sono aziende pubbliche queste, e la richiesta che abbiamo fatto, ancora quando, insomma, c'è un accenno, diciamo che questa fusione ha un percorso travagliato, insomma è 30 anni che si cerca di raggiungerla, e noi, proprio per non restare schiacciati anche dalla politica, abbiamo chiesto di condividere fra le due amministrazioni un protocollo che salvaguardasse l'occupazione, salvaguardasse il diritto dei cittadini ad avere un servizio di qualità e anche le tariffe, visto che nel servizio che avete appena mandato in onda parlavate di tariffe. Esatto, no? Perché poi la cosa importante è che anche voi avete espresso che l'importanza di queste aggregazioni è riuscire a fare economia e poi investire sul territorio cercando di calmierare le tariffe. Quindi sicuramente probabilmente sono passaggi questi delle fusioni obbligati, no? dalla modernità, dallo sviluppo economico di un territorio. Quindi noi non possiamo fare altro che seguire questi processi, facendo in modo, come appunto diceva lei, di salvaguardare l'occupazione. Salto di palo in frasca, ma restiamo nel Vicentino, perché se non sbaglio c'è una mobilitazione del marchio GAS, in questo caso sempre perché in tribunale a Vicenza il 16 di ottobre si giocherà anche il ruolo di questa casa di moda. Qual è il problema? Mi scuso, anche probabilmente anche noi abbiamo magari dato qualche comunicazione. È domani, il 16 settembre. Domani, appunto, l'abbiamo considerata e titolata la data della speranza perché il tribunale, che già aveva convocato le parti, quindi la GAS, la famiglia Grotto, per capirci, sì, insomma, di Chioppano, sono circa 200 dipendenti fra i diretti, diciamo, e le piccole aziendine satellite che lavorano per questo brand. E domani i lavoratori, in un presidio pacifico, sosterranno questa tesi, quella che appunto l'azienda deve rimanere aperta, che si sta riconsolidando anche come brand, anche con l'estero, con gli Stati Uniti, con la Russia, col Sudafrica, con le Filippine. Certo ha un indebitamento molto molto serio e molto preoccupante, ma insomma ci auguriamo che ci sia, come dire, una presa di coscienza da parte dei creditori. Come dire, i soldi è giusto che chi li deve avere, li debba avere, ma se l'azienda si chiude
quei soldi certo. sono perduti, quindi certo. c'è un valore professionale che è stato comunque portato avanti da questa gente. Domani, insomma, mi auguro che abbiano il giusto rilievo, perché sono dei lavoratori, non è questione di dire pacifici, ma vanno ad alimentare la speranza di un loro posto di lavoro, perché resti nel territorio un'importante azienda. Senta, e poi qui si apre l'altro grande tema, no? Quello di tutta la discussione legata all'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, no? Perché voi state, si stanno gestendo fusioni e aggregazioni e si tenta di salvare un'azienda, e poi sul mondo del lavoro potrebbe pesare questa decisione da parte del governo. Qual è la vostra posizione in merito? Allora, guardi, la mia organizzazione, devo dire che ha preso coraggiosamente, come dire, in mano una questione, cioè la UIL in generale tutta ha, non so se si vede alle mie spalle, un piccolo slogan che è quello zero morti sul lavoro. E zero morti sul lavoro comprende un po' tutto, anche i zero morti per pandemia, e dentro nelle aziende... diciamo che il Green Pass per accedere alle mense aziendali è una forzatura. È una forzatura, perché non c'è l'obbligo del vaccino. Esatto. E questa è una comunicazione e mancanza di decisione che il Parlamento deve, insomma, cercare di toglierci di torno, perché sennò le persone rischiano di creare una divisione all'interno. Chi ha deciso di vaccinarsi, io mi auguro che presto lo decidano in tanti, tutti, ma so che questo che chiedo, voglio dire, è una condizione... E le squilla il telefono. Ma lo... Va bene, non c'è nessun problema. Siamo sempre in diretta, quindi... Nessun problema, assolutamente. No, dicevo che il Green Pass è giusto chiederlo, se c'è una disposizione sanitaria va seguita, e noi siamo perché questo venga seguito, però le aziende non è che possono decidere, allora l'adottiamo, no? E va bene... Dall'altra parte non crea le condizioni per dare dignità di consumare un pasto che non sia seduti sui cofani delle auto all'esterno. Ecco, credo che in questa fase il governo deve decidere rapidamente se rendere obbligatorio il vaccino o non far prendere decisioni improvvise e improvvisate dentro nelle aziende, perché noi stiamo inseguendo, come dire, in tutte le aziende la possibilità di rendere questo possibile. Lei non pensa che possa creare un ulteriore rischio di divisione sociale all'interno delle aziende chiedere l'obbligo del vaccino per lavorare? Purtroppo questo, lei ha toccato un tasto molto debole e sensibile, sta già avvenendo questa cosa. E dico, per fortuna che c'è il sindacato che se ne sta occupando e sta cercando di trovare delle, come dire, delle soluzioni temporanee dentro nelle aziende, perché non scoppi il finimondo. Non è possibile che alcuni lavoratori si vedano costretti a mangiare nel parcheggio con i camion che passano, ed altri che hanno in coscienza già deciso di vaccinarsi possano invece continuare ad accedere alle sale mense e alle strutture di ristoro. In questo frangente io credo che noi come sindacato dobbiamo essere molto responsabili. Dobbiamo chiedere responsabilità alle persone che abbiamo, insomma, anche la responsabilità di coordinare, di orientare. Le aziende non devono fare fughe in avanti, ma insomma la mia richiesta è che anche il Parlamento, il Governo, il Primo Ministro della nostra Repubblica decida alla svelta qual è la soluzione migliore per proteggere le persone che sono già vaccinate, per proteggere quelli che ancora non lo sono. Grazie Lucia Perina per essersi collegata con noi e grazie, insomma, per questa chiacchierata. Ci sentiremo a breve, insomma, qualora il governo, e ipotizzo non sarà tra tantissimo, prenderà una decisione attraverso un decreto. Grazie per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a voi. Buon proseguimento. Arrivederci. Allora, torniamo al caso Prosek, perché dovrebbe essere già collegata con noi Angela Colmellere, deputato Lega, che, come vi avevo anticipato, ha licenziato un comunicato stampa con i colleghi Bellardi e Paolin, equiparando, no, quella del Prosek alla beffa che capitò con il Tokai. Buongiorno Angela. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori tutti. Vi ha fatto arrabbiare, no, questa decisione? Come ha detto Zaia, insomma, ci date il patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco, poi però ci date il Prosek. Che si fa adesso?
Beh, noi dobbiamo assolutamente difendere quello che è il nostro territorio e il nostro prodotto, che ben sappiamo il valore che rappresenta, visto anche che ci è stato riconosciuto questo patrimonio, quindi questo importante riconoscimento dall'UNESCO. Quindi noi dobbiamo dare battaglia, fondamentalmente dobbiamo dare battaglia per far capire all'Europa che il nostro territorio è un territorio particolare, è un territorio che ha una cultura eroica, che ha un prodotto che è unico nel suo genere proprio per la conformazione dei luoghi da dove deriva. E soprattutto dobbiamo far capire anche, facendo un po' di chiarezza su quello che stiamo andando a definire. La Croazia in questo momento ha fatto una richiesta per avere un riconoscimento di un metodo di lavorazione di un prodotto, quindi non ha fatto una richiesta per tutelare uno specifico territorio, cosa che invece noi abbiamo fatto. Attualmente non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale questa richiesta, ma appunto l'Italia è pronta già a dare battaglia e quindi il sottosegretario Centinaio ha già convocato un tavolo per la definizione di un dossier che verrà poi presentato appunto all'Europa entro i termini previsti. Ripeto e lo ribadisco fino alla noia, noi dobbiamo opporci anche a questo tipo di riconoscimento proprio per tutelare il nostro prodotto, la nostra economia e il nostro territorio, quindi riconosciuto appunto, come dicevamo prima, patrimonio dell'umanità. Auspichiamo anche che il ministro Patuanelli domani al G20 dell'agricoltura che si terrà a Firenze possa perorare questa nostra causa con gli esponenti, quindi con i grandi esponenti degli altri stati. Noi siamo fiduciosi che la Commissione europea possa tenere in adeguata considerazione queste nostre considerazioni proprio legate alle motivazioni, come dicevamo all'inizio, che non mancano, quindi motivazioni legate soprattutto appunto alla difficile lavorazione di questi luoghi e quindi anche della storia e dell'identità che rappresenta appunto questo prodotto e appunto la sua storia. Quindi noi siamo pronti per dare battaglia, ma soprattutto perché questa il gettito che è legato appunto al prosecco di OCG con Agliano Valdobbiadene e altro rappresenta un fatturato, e non dobbiamo dimenticarlo, di 2 miliardi di euro, la cui metà appunto è indirizzata all'export, ma che rappresenta il 16% del totale nazionale del settore vitivinicolo. Quindi il nostro dovere è fare questa battaglia, farla fino in fondo, cercando di sensibilizzare anche gli altri stati che prima o poi si dovranno trovare a dare anch'essi il proprio parere relativamente a questa richiesta della Croazia. Sì, senta Angela, oggi c'è un'intervista interessante sul Gazzettino di Edik Maletic, spero di pronunciarlo giusto, ma è professore del Dipartimento di Viticoltura ed Enologia dell'Università di Zagabria, che dice: il prosecco non deve temere, siamo vicini, non ci faremo concorrenza, la produzione del nostro vino è dolce. Cioè noi siamo completamente diversi, siamo vicini, ha detto anche non facciamoci la guerra tra viticoltori, appunto i nostri paesi sono amici, lavoriamo assieme. Ma è possibile lavorare assieme con due marchi così simili anche se il vino è diverso? I prodotti sono diversi e quindi le caratteristiche sono molto diverse da uno all'altro. Quello che noi fa specie è poter confondere questi prodotti, che appunto proprio perché sono nobili entrambi hanno la necessità di tenersi distinti in questo, anche perché appunto non possiamo fare in modo che il prosecco eventualmente legato alla Croazia possa essere venduto come fosse un prosecco di OCG di Conegliano Valdobbiadene. Quindi anche per la tutela loro io credo che sia importante fare questa battaglia. Certo, è una battaglia che insomma so che sosterrete anche, voglio dire, bipartisan, no? Perché sia da parte della Lega che da parte del Partito Democratico insomma sono arrivati affermazioni di ferrea volontà di difendere il prosecco, quindi si farà fronte comune, no? contro questa decisione. Per una volta la politica non c'entra.
No, qui è una battaglia di buon senso e quindi bisogna unire le forze per far sentire appunto la nostra forza, che deve essere quella di uno Stato italiano. Uno Stato italiano che si pone in un tavolo europeo con delle motivazioni forti e con la volontà e la motivazione appunto di difenderle fino alla fine. E quindi questo noi dobbiamo fare, dobbiamo dare supporto sia a livello governativo sia a livello appunto europarlamentare. Grazie, grazie Angela Colmellare per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci e buon lavoro. Arrivederci. Grazie anche a voi. Allora, noi siamo in attesa di collegarci invece con la nostra Valentina Visentin tra pochissimo, perché c'è stata una conferenza stampa presso l'azienda ospedaliera, ci sono dei numeri e poi anche la notizia che abbiamo un po' commentato con il pediatra Mattia Doria, che si è collegato in apertura con noi, ovvero già dei primi, non sono focolai, ma sono già le prime classi in quarantena, soprattutto nel Padovano. La vedo collegata. Valentina, sì, buongiorno. Buongiorno Anna. Abbiamo appena finito la conferenza stampa settimanale dell'azienda ospedaliera, che ci aggiorna di settimana in settimana sull'andamento del Covid a Padova. Padova che si conferma purtroppo anche questa settimana la provincia con il maggior numero di casi attualmente positivi, anche se sono scesi un attimo il numero dei ricoverati, ma c'è un dato importante da segnalare che riguarda quello su cui hanno fatto il focus soprattutto oggi in azienda ospedaliera. Il Covid colpisce e sta colpendo in questo periodo moltissime donne in gravidanza, una fascia d'età molto giovane ma non sufficientemente vaccinata, perché sono ancora molto poche le donne in gravidanza che si sono vaccinate, e purtroppo tra i 34 ricoverati in queste ore in terapia intensiva c'è anche una ci sono due donne in terapia intensiva in gravidanza, donne molto giovani, perché hanno tra i 30 e i 40 anni e che però stanno soffrendo insomma nella maniera più grave il Covid. E da qui proprio l'appello della dottoressa Gervasi, la direttrice del reparto di ginecologia e ostetricia dell'azienda ospedaliera, l'appello alle donne in gravidanza di vaccinarsi. Il vaccino, ha detto, per anti-Covid per le donne in gravide è assolutamente una cosa positiva da fare, perché non ci sono rischi. C'è uno studio su 100.000 donne e non ci sono stati rischi, sono molti di più i rischi se si contrae il Covid in gravidanza. E appunto queste due donne purtroppo ricoverate in terapia intensiva ne sono la triste testimonianza. Donne in gravidanza che hanno meno difese immunitarie e che quindi insomma possono avere delle conseguenze più gravi della malattia, che può provocare anche aborti spontanei ma anche parti prematuri, quindi mettendo a rischio il nascituro. Invece la vaccinazione è assolutamente consigliata, e proprio per questo negli ambulatori... Andiamo dopo la diretta della Ilaria registrata. Proprio subito appunto in ginecologia si sta attivando un percorso privilegiato per vaccinare le donne in gravidanza. Per quanto riguarda poi gli altri ricoveri, si tratta quasi tutti di persone non vaccinate, anche se in area medica c'è un gruppo di anziani con pluripatologie che ha contratto il Covid ed è in osservazione. Sono tutti soggetti, ha detto il direttore generale Dalben, che se non avessero avuto la vaccinazione in questo momento potrebbero essere sicuramente in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece la terza dose, vi annuncio che anche all'azienda ospedaliera dalla settimana prossima si inizieranno a somministrare le terze dosi di vaccino anti-Covid a circa 20.000 soggetti fragili, ovvero immunodepressi, pazienti oncologici, trapiantati e diabetici. Grazie Valentina. È dato sapere se dall'azienda ospedaliera ormai è diventato un punto stampa questo delle 12 una volta a settimana per avere i dati, cioè ci dovremmo abituare un po' a questo? Sì, sì, è una cosa che ormai sta andando avanti da quest'estate, e ogni settimana noi abbiamo il report sull'andamento del Covid nella provincia di Padova. Quest'oggi si è fatto il focus soprattutto sulle donne in gravidanza alla luce appunto di questi due ricoveri in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece, come dicevi tu, delle classi in isolamento, perché per i primi contagi dall'inizio della scuola nella Padova città ci sono tre classi con i bambini in isolamento, due classi in un nido della città e una classe in una materna. Grazie, grazie Valentina per essere stata con noi e per insomma averci aggiornato sul punto stampa dell'azienda ospedaliera. Grazie, buon lavoro alla redazione, arrivederci.
Allora, invece noi adesso vi facciamo sentire che cosa ha detto il presidente Luca Zaia ieri, perché appunto, come confermato, si parte con la terza dose, si parte lunedì, e il commissario Figliuolo ha scelto proprio la marca trevigiana per questo avvio. Avremo il 20 l'hub di Villorba, che ha fatto questo hub innovativo, l'inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose, per i fragili ovviamente. E sarà presente il generale Figliuolo, questo ci fa piacere. La prima inoculazione della terza dose di vaccino in Veneto si terrà quindi alla presenza del generale Figliuolo, una prima di fatto nazionale dal grande valore simbolico. Del resto era stato proprio il Veneto a sollecitare governo e AIFA a esprimersi in tal senso. Si comincerà dai soggetti immunodepressi e trapiantati, poi gli over 80, ma una circolare ministeriale attesa nei prossimi giorni farà chiarezza. Terza dose che impegnerà la macchina sanitaria, da qui l'appello a chi invece non si è ancora vaccinato. Se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, i sanitari, i fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo. Vaccino che resta l'arma principale per contrastare gli effetti più drammatici della pandemia. Non era vaccinato, ha sottolineato Zaia, un 79enne morto nelle scorse ore a Treviso, eppure dal fronte più estremo di Novax continuano ad arrivare minacce. Ci arriva un video di 7 minuti, anche ieri, 7 minuti, cominciano a diventare anche, come se fa robe impegnative. Vaccino ma anche terapia dei monoclonali, con la regione pronta a estendere a tutte le ULSS del Veneto il modello adottato finora dall'ULSS 2 della Marca. Ho chiesto che venga allargata perché è stata intelligentemente introdotta una frase nel certificato di positività del tampone in cui si dice: caro signore, lei è positivo, sappia che può sottoporsi alla terapia di anticorpi monoclonali, la deve fare entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, che può essere un raffreddore o anche sintomi più importanti, e contatti subito questo numero. Connesso il tema politico del Green Pass nei giorni in cui a livello governativo si parla dell'estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro, e a chi dice che nella Lega le anime sul tema siano troppo diversificate e che il contrasto Salvini da una parte e Giorgetti coi presidenti di regione dall'altra si stia balcanizzando, Zaia risponde così: una montagna di fantasie, ma registratevi bene quello che vi sto dicendo, a iniziare dal fatto che esista una chat. Ho letto che esiste una chat, ma guardate, cioè, sfido chiunque di portare la chat. La leadership di Salvini, rimarca il presidente, non è in discussione. Il vero tema politico, semmai, è un altro, afferma da Palazzo Balbi. Dopo 20 mesi di vita da asceti per l'autonomia, adesso ripartiamo in maniera importante, e io spero che si riesca a chiudere subito un accordo sul contratto, la famosa firma dell'intesa, che è un contratto, in maniera tale che si possa ripartire questo percorso. Nel Padovano ora boom di casi, siamo a San Pietro in Gù, in particolare nel centro di accoglienza. Facciamo il punto. 34 casi di Covid nel piccolo comune dell'Alta Padovana di San Pietro in Gù, la metà sono stati rilevati nel centro di accoglienza straordinaria, altre 9 persone sono in isolamento domiciliare perché stretti contatti con positivi. La comunicazione è stata data dal sindaco Paolo Polati attraverso la pagina Facebook del comune, un avviso scritto anche in inglese e francese per raggiungere tutta la popolazione, compresi gli ospiti stranieri del centro di accoglienza che si trova nell'ex hotel Cabianca. La situazione all'interno della struttura di accoglienza, specifica il sindaco, è sotto controllo e il primo cittadino inoltre è in costante contatto con la prefettura e con il servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL 6, che ha avviato tutte le procedure per fermare la possibile diffusione del virus. Il sindaco nel suo messaggio ha esortato i concittadini che non sono ancora stati vaccinati e che non presentano alcuna controindicazione alla vaccinazione a farlo quanto prima. Allora, trasferito dal carcere di Padova quello di Venezia. Voltiamo pagina, ci occupiamo adesso di alcuni casi di cronaca importanti del nostro territorio. Walter Onichini, accusato di aver sparato al ladro che tentava di rubargli l'automobile dal garage, è in carcere per il secondo giorno in isolamento Covid. Lo sostengo e sono delle bravissime persone, bravissime, bravissime.
I vicini che ieri hanno assistito al momento in cui Walter Onichini ha lasciato la famiglia per essere portato in carcere lo sostengono. A loro sembra impossibile il finale di questa storia, iniziata la notte del 22 luglio del 2013, quando il commerciante di carne di Legnaro sparò e ferì il ladro che era entrato nella sua abitazione. Da qualche anno la famiglia Onichini si è trasferita a Campo Nogara, comune veneziano vicino al confine con la provincia di Padova. Appesa al balcone la bandiera di San Marco e su Facebook tre giorni fa un messaggio di Walter quasi a preannunciare l'epilogo della sua vicenda giudiziaria. In queste ore Onichini è stato trasferito dal carcere Due Palazzi di Padova a quello di Santa Maria Maggiore a Venezia. Il gruppo di sostenitori che si stava mobilitando per un flash mob in sostegno del commerciante arrestato ha annullato l'evento davanti al Due Palazzi di Padova e ha annunciato che sarà sabato sera a Venezia all'esterno del penitenziario per far sentire tutta la sua solidarietà a Walter. A noi ci interessa dare un messaggio a Walter che noi siamo qui, che noi ci siamo, che noi non molleremo. Perciò appuntamento per sabato dalle 20 in poi davanti al carcere Santa Maria Maggiore, semplicissimo da arrivare da Piazzale Roma. Alle 20 in poi ci sarà il flash mob per Walter. Una solidarietà che arriva anche da chi gli abita accanto e lo definisce una persona riservata e corretta. E quando succedono queste cose qua, io do sempre ragione ai proprietari, perché uno quando entra in casa tua non va mai bene. Secondo la Cassazione, il ferimento del ladro da parte di Onichini non fu legittima difesa perché colpì il ladro alle spalle mentre tentava di fuggire, poi lo caricò in macchina e lo abbandonò in un campo dove venne ritrovato ferito. Ora il ladro, dopo il processo, è libero ed è tornato in Albania. Il consigliere veneto di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, il benzinaio, lo ricorderete, Graziano Stacchio, chiedono la grazia per Walter Onichini. Abbiamo appena sentito, Onichini nel 2013 aveva sparato ad un ladro che stava per rubargli l'automobile. Stiamo leggendo il lancio ANSA. Oggi, partendo dalla stazione di benzina di Stacchio a Ponte di Nanto, Gio Formaggio ha distribuito volantini con su scritto grazia per Onichini. Il 13 settembre Walter mi ha scritto della sua sentenza e mi ha detto: Gio, aiutami tu. Questo il lancio dell'ANSA. Ora andiamo invece a Venezia, dove per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori, che ha intervistato l'assessore Paola Mara. Parliamo di promozione del territorio, ma parliamo anche, ancora una volta, di numero chiuso per entrare a Venezia. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo qui proprio nel cuore di Mestre. Insieme a me c'è l'assessore al Comune di Venezia, Paola Mar, l'assessore che si occupa della promozione del territorio e non solo. Innanzitutto benvenuta assessore, grazie per essere qui in nostra compagnia, per poterci dedicare questo spazio. Allora, la stagione estiva possiamo dire che è alle battute finali, siamo ormai alla conclusione. Com'è stata questa stagione estiva per Venezia, soprattutto rispetto allo scorso anno, così per tracciare un po' un bilancio? Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Beh, direi che siamo contenti, nel senso che abbiamo cominciato con la Biennale Architettura a maggio, poi abbiamo avuto il Salone Nautico, poi abbiamo avuto il G20, poi si è svolta la stagione delle regate. E poi abbiamo avuto la regata storica, una grande mostra del cinema che si è appena conclusa, degli eventi importantissimi che hanno portato Venezia a sotto i riflettori di tutto il mondo, che sono state le sfilate di Dolce Gabbana, di Valentino e le opere di Saint Laurent. Questo per dire la parte, diciamo, la parte più appariscente, ma ovviamente non finisce qui. La fiducia degli operatori c'è, nonostante manchino, e l'altro giorno ero con il direttore marketing di Enit, nonostante manchino i turisti stranieri, perché fondamentalmente gli extraeuropei con le restrizioni Covid fanno fatica ad arrivare, però questi eventi hanno fatto sì che comunque la città abbia avuto un bel risveglio, sia stata la prima d'Italia a fare queste cose in piena di sicurezza e sia stata proprio all'attenzione internazionale. Abbiamo appena finito anche Venice Glass Week, che anche questa ha avuto un bel impatto. È chiaro, non sono stagioni fulgenti come quelle ante
Covid, però i primi segnali di ripresa si vedono, anche perché, voglio dire, questi sono eventi che ingenerano un bel fatturato in città. Ecco, un altro evento importante che si è svolto proprio a Venezia a luglio è stato il G20, che ha un po' blindato la città, però comunque ha dato anche maggiore risalto proprio a Venezia. E poi non dimentichiamo il Redentore, che l'anno scorso i veneziani e anche chi ama venire a Venezia per festeggiare non aveva potuto farlo e quest'anno invece ha potuto fare alla grande. Beh certo, vedi, sono troppi e qualche volta ce ne dimentichiamo qualcuno, no? Io credo che ci sia fiducia, ci sia anche uno spirito logico di ripresa. D'altronde i veneziani ce l'hanno di animo, no? Sono stati provati più volte nella storia e si sono sempre ripresi. E io sono orgogliosa che questa città sia stata la prima in Italia a sperimentare grandi eventi in sicurezza con tutti i protocolli Covid. Voi avete visto chiaramente cosa è successo al Lido negli ultimi giorni, quanto sia stato difficile anche pensare di farlo con la sala in capienza al 50%, però il feedback che abbiamo da chi è venuto in città è più che buono, veramente più che buono. Adesso ci avviamo ad affrontare un autunno in cui comunque stiamo programmando delle cose, perché quello che forse non si riesce a identificare in maniera corretta è lo sforzo che c'è dietro a questo, cioè lo sforzo di programmazione, perché questi eventi si sarebbero potuti fare o forse no. Allora noi abbiamo in qualche modo pensato di non rischiare, ma di fare tutto il possibile perché venissero eseguiti. E evidentemente abbiamo pensato correttamente. Non credo che tante altre città italiane al mondo possano vantare questa visione di speranza nel futuro, perché proprio noi ce l'abbiamo messa tutta per poterli fare, anche il Salone Nautico ad esempio. Adesso saremo protagonisti nei prossimi giorni di un convegno importante che riguarda la progettazione del Bauhaus, cioè quell'idea nuova di città, di territorio che ha lanciato la Presidente del Consiglio Europeo, la von der Leyen, a cui Venezia parteciperà, e avremo delegati un po' da alcune città europee per fare gruppo e guardare a partecipare a questa, diciamo, a questa chiamata europea con Venezia, capofila di una squadra che guarda al mare, perché noi pensiamo che il mare sia stato si chiama Bauhaus of the Sea, il mare sia stato un punto di fondamentale importanza per sviluppare i commerci, per sviluppare la diplomazia, per sviluppare la cultura. Quindi ci connettiamo a altre città che siano sul mare Mediterraneo, ma anche sull'Oceano Atlantico e sui mari del nord, per poter pensare di dare una rilettura di città che possa affrontare le sfide del futuro. Questo progetto è fatto di concerto anche con tutte le università, quindi vede il comune e l'università e le altre università della città di Venezia, quindi mi vede da una parte e dall'altra. È questo uno dei progetti del, possiamo già definirlo, autunnale, però ci sono anche tante altre iniziative in campo, presumo per i prossimi mesi, sempre che ovviamente si possano mettere in campo, perché comunque fino a che non vediamo, non tocchiamo con mano che ci si possa muovere, perché sappiamo che comunque ottobre è un mese particolare da cui ci si potrebbero aspettare anche notizie negative, però incrociando le dita ci sono progetti in campo. Incrociando le dita abbiamo, diciamo, qua a Mestre siamo in fase finale di concludere il programma per la festa di San Michele, ovviamente del patrono di San Girolamo, parte il festival delle idee, e abbiamo già cominciato a fare i sopralluoghi per le luminarie, quindi noi non stiamo lavorando sull'immediato futuro, ma stiamo lavorando a distanza di 3 mesi, perché il Natale è ormai alle porte e ci stiamo già impegnando, come sapete, a cercare di rendere le nostre città di Venezia più belle.
Ecco, assessore, prima abbiamo parlato di turismo, un turismo che abbiamo visto quest'anno riprendere, ma non a 360 gradi come è tipico per la città di Venezia. Però alla luce proprio di una ripresa ottimale del turismo, il comune, il sindaco Brugnaro, ha annunciato che dal prossimo anno ci saranno così questi famosi varchi, no? O quelli che sono stati più volgarmente chiamati tornelli, che lei conosce bene perché è un'idea che è stata messa in campo durante il suo assessorato al turismo. Adesso sono cambiate le deleghe, ma comunque se n'era già parlato, poi col Covid si è interrotto tutto, quindi ci si deve aspettare che dal 2022 cambieranno le cose anche in questo senso. Ma bisogna vedere come andrà la stagione. È chiaro, cioè, le persone hanno una percezione sbagliata, no, di questi varchi, no? Sono varchi che entreranno in funzione solo le giornate di maggior afflusso e che tendono a far sì che la città non sia sovraffollata, perché io credo che quando uno va in giro e va a vedersi un posto abbia anche la voglia di non trovarsi stretto in alcune code che si verificavano. Quindi è un progetto studiato, è un progetto pensato, è un progetto che va a incidere relativamente, perché parliamo di 50 giorni l'anno, 60 giorni l'anno, invece il mondo lo percepisce come una chiusura totale per 365 giorni. Credo che sia nostro compito comunicare e far capire che questa è anche una necessità, e come in tutte le cose, come siamo stati pionieri negli eventi, probabilmente saremo pionieri anche da questo punto di vista. Bene, ringrazio l'assessore Paola Marr. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Grazie per questo contributo importante per fare anche un po' il quadro della situazione sulla promozione del territorio di Mestre Venezia. Allora, noi ci fermiamo, previsioni del tempo, chiudiamo questa prima parte, questa prima edizione di informazione di Antenna 3 e poi dopo di noi l'edizione straordinaria con uno speciale sul fisco e sulle pensioni con Quota 100. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che ci accompagna da giorni sarà insidiata da correnti più fresche ed instabili provenienti dall'Atlantico. Il nostro territorio sarà toccato solo marginalmente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 settembre. Sul Veneto prevale un tempo asciutto, tuttavia in mattinata il cielo risulterà piuttosto nuvoloso e coperto. Maggiori spazi di sereno a partire dalle ore pomeridiane, quando sui monti non si esclude anche qualche locale piovasco. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui alternanza di nuvole e rasserenamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia pure senza piogge. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo anche in questo caso risulterà a tratti nuvoloso con isolati acquazzoni, ma anche con qualche schiarita soleggiata. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Buongiorno, ben ritrovati ancora all'edizione straordinaria di Antenna 3. Oggi con noi c'è Monica Giomo, amministratrice delegata di Servizi Treviso SRL e il responsabile fiscale provinciale Graziano Basso. Siamo collegati via Skype. Intanto buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, buongiorno. I nostri ospiti, eccoci.
Ciao Graziano, allora sono ospiti che ben conosciamo, invece in studio con noi c'è Paolino Barbiero, ex segretario della SPI CGIL. Buongiorno, buongiorno Paolino. Buongiorno. E quindi questo per darvi un po' il quadro, no? Perché in questi giorni si sta parlando molto di riforma fiscale all'orizzonte, con la possibilità, no, di arrivare ad una nuova semplificazione, e poi c'è la scadenza, quella del 30 di settembre. Quindi parleremo di 7.30, vedremo un po' di capire quali sono gli ultimi adempimenti, ma anche come di fatto è strutturato il nostro 7.30. Vi ricordo che ci sono le telefonate da casa, quindi per qualsiasi informazione, magari legata ai conguagli, insomma legata a tante cose, non esitate a contattarci. E poi invece con lei, Paolino Barbiero, i due grandi temi, no, di questo momento, quello dei rincari con bollette molto più pesanti per i nostri portafogli, ma anche quello, insomma, della riforma e quota 100 che andrà a scadere a gennaio 2022, quindi capire la riforma del nostro sistema pensionistico come dovrebbe essere ritarata, anche alla luce di quelli che sono stati gli esiti di quota 100, no? Beh, sì, noi tra l'altro proprio ieri la CGIL ha fatto un'iniziativa a Milano con tutti i delegati per mettere in fila i tanti nodi che sono arrivati al pettine. Si chiamano riforme, sono là da anni e speriamo che escano bene dal pettine, perché c'è questo rischio. Noi tra l'altro molte cose le stiamo anche apprendendo dai giornali, perché nel tourbillon delle discussioni che ci sono tra Parlamento, tra forze politiche di maggioranza, dove dicono tutto il contrario di tutto, il tempo che come sindacato abbiamo a disposizione per il confronto col governo è ridotto all'osso, e rischiamo di apprendere anche noi cose a scelte già fatte, già compiute. Per dirne una, la questione dell'aumento è una questione dell'energia, è una questione che riguarda tutta l'Europa, tanto è vero che i giornali di questa mattina riportano l'allarme europeo su questo tema, perché tutto l'aumento delle materie prime, la maggiore domanda di energia portata dalla ripresa economica ha fatto scattare tutta questa serie di aumenti. Ci sono già una serie di paesi che stanno intervenendo, per esempio la Spagna ha tagliato l'IVA, ha fatto degli interventi per ridurre il carico dell'energia elettrica sui redditi più bassi. Anche in Italia noi stiamo spingendo perché il governo non lasci passare troppo tempo e trovi una soluzione il prima possibile, perché sennò c'è un rischio. Se dall'altra parte faccio un'operazione in cui riduco 10 euro di tasse sui redditi medi e però poi questi devono sopportare 500 euro in più di costo del gas e dell'energia elettrica, alla fine con una mano do poco e con l'altra sottraggo di più, per cui alla fine noi ci troveremo con una riduzione del potere d'acquisto e l'aumento della povertà. Beh, questo nuovo ministro però aveva promesso fuochi d'artificio, no? Quindi aveva promesso anche un po' di cambiare il sistema, quindi cercheremo anche di capire come si muoverà anche in un contesto come questo. Ma allora parliamo di tasse, parliamo ovviamente di dichiarazione dei redditi. Monica, si parla tanto di riforma fiscale, oggi voi comunque siete alle prese con la compilazione del 7.30, state lavorando alla cremente, la scadenza è quella del 30. Come sta andando e insomma, che cosa deve sapere chi ad esempio si accorge di aver fatto un errore? Ma allora siamo nel pieno del lavoro, sinceramente, un po' non ce lo aspettavamo, però effettivamente il prolungamento della scadenza al 30 di settembre ha permesso a tante persone di non accalcarsi di fatto prima, insomma, di fine luglio, ma di appunto approfittare di questo periodo un pochino più lungo. Questo naturalmente, ripeto, per noi va bene, nel senso che le nostre sedi sono aperte, il nostro call center è comunque operativo e le prenotazioni fino all'ultimo giorno possono essere prese. Per quanto riguarda, diciamo, l'attività della dichiarazione dei redditi, è da ricordare naturalmente che una volta che il cittadino è venuto da noi, esce con la sua dichiarazione dei redditi, lui si porta a casa una dichiarazione cartacea, però diciamo quei dati che sono stati inseriti in
quella dichiarazione cartacea poi si traducono in un risultato contabile che può essere a favore del cittadino, nel senso che dalle spese che lui ha inserito deve godere di un credito, quindi avanza dei soldi, oppure al contrario, a seguito di un cambio magari di reddito nel corso dell'anno o per altre insomma motivazioni, deve versare delle somme allo Stato, all'erario. Quindi il tutto con il 730 è un meccanismo automatico, nel senso che avviene attraverso la rata di pensione o piuttosto la busta paga. Naturalmente, come dicevi tu, se qualcuno ha già presentato nel corso dei mesi passati la propria dichiarazione dei redditi e oggi si accorge che nel cassetto ha dimenticato una spesa o magari ha dimenticato un reddito, può rivolgersi tranquillamente ad uno dei nostri sportelli e in quel caso verrà corretta, integrata la prima dichiarazione inviata, predisponendone un'altra e aggiustando ciò che non è stato inserito insomma nella prima dichiarazione. Quindi tranquillamente tutto è ancora possibile, sia entro il 30 di settembre in caso di dichiarazione integrativa, ma lo si può fare anche oltre. Cosa diversa è se io mi accorgo il primo di ottobre che non ho presentato la prima, proprio primissima dichiarazione dei redditi, e in realtà il termine per il 730 è passato, quindi lì non si può fare nulla, però possiamo tranquillamente predisporre al cittadino il modello redditi persone fisiche e anche in quel caso il termine sarà a fine novembre per il termine ordinario, ma poi abbiamo sempre un tempo più lungo insomma per poter presentare anche successivamente la dichiarazione e andarla ad integrare. Quindi ecco. Senti Monica, ma e per chi invece ha compilato diciamo in autonomia, no? Quindi l'ha fatto da casa, è necessario il passaggio presso i vostri uffici? Sì, chi ha utilizzato allora il sistema dell'Agenzia Entrate, che ormai da 10 anni a questa parte è entrato in vigore, e sappiamo che insomma una parte di cittadini ha provato, magari ha visto che il sistema insomma non era proprio adatto diciamo alle sue capacità, è ritornato al CAF, di fatto non ha più possibilità di correggere attraverso la precompilata dell'Agenzia Entrate la dichiarazione che ha fatto attraverso quel canale, quindi si deve per forza di cose rivolgersi a un centro di assistenza fiscale, quindi a uno dei nostri sportelli. Anche qui c'è tutto il tema dell'alfabetizzazione, no? Con l'Agenzia delle Entrate prima si parlava di semplificazione, no? Provare a fare da sé, ma non è ancora così semplice, poi ci sono tanti punti, anche tutta la questione della tracciabilità delle spese di cui parleremo con te tra pochissimo, e quindi sicuramente avere anche un supporto, no? Per la presentazione del modello 730 è una garanzia anche di tranquillità da questo punto di vista. 16 28 332, vi ricordo il numero per telefonare, 0422 16 28 332. Attenzione, perché siamo qui anche a vostra disposizione se avete bisogno di fare qualche domanda. Vi abbiamo portato in diretta gli esperti, quindi fatene buon uso, ecco, come dire, sono qui a disposizione. A proposito di esperti, andiamo da Graziano, perché proviamo un po' a entrare nel vivo dell'argomento dei conguagli. Spieghiamo, Graziano, cosa succede nella busta paga o nella rata della pensione, no? Quando si presenta il modello 730. Certo. Dunque, quando si presenta il modello 730, innanzitutto bisogna capire quando si è presentato, perché come si diceva poc'anzi c'è stata la proroga rispetto alle ordinarie scadenze che prevedevano luglio, per cui i primi conguagli si riuscivano ad avere già sulla busta paga di luglio se era un lavoratore dipendente. Le mensilità di riferimento sono sempre luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre per i conguagli. Poi per i pensionati invece si parte da agosto, un mese successivo, per cui dal secondo mese successivo, perché come tutti sappiamo l'INPS serve tutta Italia, i pensionati e i lavoratori anche che usufruiscono dei trattamenti integrativi dell'INPS, per cui se sono in disoccupazione, sono in cassa integrazione, posso utilizzare comunque il modello 730 e mettere l'INPS come sostituto di imposta e trovarmi in conguaglio all'interno del mio cedolino paga in quel caso, o i pensionati stessi che sono tantissimi in Italia.
e quindi la macchina dell'INPS è leggermente più lenta, perché sì, costituzionalmente è il sostituto di imposta più grande di tutto il paese, perché serve praticamente a una molteplicità di persone. Comunque, in linea di massima, se io ho presentato il modello 730, se sono un lavoratore dipendente, il conguaglio mi arriva il mese successivo. Se invece sono un pensionato, il conguaglio viene effettuato il secondo mese successivo. Se io ho chiesto, per esempio, avevo un cambio di reddito, avevo cambiato il datore di lavoro l'anno precedente, per cui ho un saldo da pagare, e ho chiesto la rateizzazione, uh-huh, che si può anche rateizzare un saldo, naturalmente dipende da quando avrò presentato la dichiarazione, perché le rate, a mano che trascorrono i mesi rispetto alla presentazione, vengono erose, e quindi la rateizzazione è minore rispetto a uno che l'ha presentato a maggio, il 730. Certo. Può usufruire le 5 rate intere se lo presenta a maggio, magari sotto scadenza deve accorpare un po' di più, e la trattenuta è un po' più sostanziosa praticamente. Però, insomma, teniamo presente sempre, in sede di erogazione del servizio, si consiglia sempre alla persona, guardi che se ha il saldo, il primo acconto, sarebbe meglio fare 3 rate, perché così svincola magari la mensilità di novembre, che deve pagare il secondo acconto delle imposte, perché quella è la scadenza istituzionale, dal 1° di novembre al 30 di novembre si deve pagare la seconda rata di acconto qualora si sia debito. Si cerca sempre di far bilanciare, perché sappiamo che comunque in una famiglia anche l'euro può fare la differenza, per cui fa parte anche del servizio che viene erogato, si spiega al contribuente, dopo decide il contribuente se rateizzare o meno. Allora, queste sono le mensilità. E qui infatti stiamo parlando di debito, rateizzazione, poi c'è anche la questione del credito, cessione del credito, chiariamo anche questa. Però Graziano, la fermo perché abbiamo già una telefonata, allora vediamo chi ci chiama. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Annalisa, salve, io chiamo dal comune di Mira. Il mio quesito era relativo però ai miei genitori che abitano nel comune di Spinea, però penso che sia indifferente. 3 anni fa hanno installato nella loro abitazione un servoscala, perché mio padre purtroppo aveva necessità dell'utilizzo della sedia a rotelle, e quindi, essendo al secondo piano, abbiamo dovuto fare questo tipo di intervento. È stata fatta una fattura cointestata ad entrambi i miei genitori, perché appunto ci hanno detto che c'è la possibilità di detrarre il 50% in 10 anni. Noi abbiamo iniziato appunto a fare la detrazione ad aprile di quest'anno, purtroppo mio padre è venuto a mancare. Quando mia madre ha presentato i documenti per il 730 di quest'anno, il CAF di Spinea gli ha risposto che non era più possibile detrarre la quota, perché doveva essere intestato a mio papà, che non essendo più lui in vita non c'era la possibilità di continuare con la detrazione. Io ho consultato l'azienda che ci ha fatto l'installazione del servoscala, che mi ha detto: guarda che la detraibilità passa agli eredi, e comunque, essendo cointestata la fattura dell'installazione, certo, anche alla mamma non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Certo. Io ho chiesto di poter parlare telefonicamente con questo CAF, ma non c'è la possibilità. Adesso ho preso un appuntamento il 1° di ottobre, però vorrei appunto capire da voi qual è la versione. Ha fatto reale, bene a chiamarci. È vero che non posso detrarlo o meno? Allora, qual è la versione corretta, Graziano? O allora, concordo sul fatto che la detrazione passi agli eredi. L'unico vincolo che ha la detrazione per poter passare agli eredi è che l'erede detenga materialmente l'immobile dove è stata fatta l'installazione. Nel senso che se c'è la mamma, ok, che vive nella casa, perché viveva col papà e è rimasta ad abitare in quella casa, la mamma sicuramente potrà portarsi avanti la detrazione in quanto erede e in quanto detiene materialmente il bene. L'importante però è che la mamma, e non voglio saperlo perché sarà una cosa che dovrà discutere con chi di dovere, l'importante è che la mamma, qualora sia stata presentata una dichiarazione di successione, non abbia rinunciato all'eredità in favore dei figli, perché in questo caso non è possibile portarla avanti per quanto riguarda la mamma, in quanto non è più erede, ma bensì legatario della successione. Praticamente non ha più la qualifica di erede e non si può più applicare la normativa. Eventualmente si può vedere se uno dei figli che detiene materialmente il bene può portare in detrazione la spesa. L'importante è che la spesa originaria sia stata pagata con i bonifici
previsti dalla normativa per la detrazione, ovvero per la, la detrazione per i 16 bis del TUIR, e per il resto basta solo verificare il requisito della detenzione materiale del bene e, la e se è erede oppure legatario della, in caso della successione. Beh, potrebbe succedere, scusa Anna, vai. Potrebbe succedere solo un anno, il primo anno, che se il decesso è avvenuto verso fine anno non ci sia pensione sufficiente per portarlo in detrazione, per cui non ha pagato delle ritenute, non ci sono delle ritenute per rivalersi, ma negli anni successivi è possibile comunque portarla in detrazione. Bisogna verificare queste condizioni, che sono condizioni sine qua non perché la detrazione venga anche passata. La signora avrà preso la reversibilità. Paolino, ma dicevi magari che la signora avrà preso la reversibilità probabilmente. Sì, ma se non l'ha presa, non ha preso sufficiente per pagare delle imposte, non può recuperare, perché dobbiamo sempre ricordarci che le detrazioni spettano se paghiamo delle imposte, perché sono degli sconti di imposta. Certo. Se per caso per una mensilità gli è stata applicata la detrazione e non doveva pagare nessuna tassa perché era sotto la no tax zone, sicuramente per quell'anno la perde, l'anno dopo che ha l'intera pensione potrebbe portarla in detrazione. Ma vedete com'è delicata, no, la materia? Io non so se è ancora collegata la nostra telespettatrice. No, ok, ma insomma direi che siamo stati ampiamente esaustivi. Mi auguro che riesca con l'appuntamento che avrà. Insomma, ha sentito, queste sono le risposte. E se no ci chiama noi. E se no ci chiama, esatto. Chiama Graziano, siamo qui per questo. Perché insomma ha sentito il livello di preparazione. Però Graziano, allora, proprio a questo proposito, no? Se una persona presenta un 7,30 e poi viene a mancare, cosa succede al conguaglio, visto che stavamo parlando, e anche in questo caso stiamo parlando, insomma, di un decesso? C'è un tema, insomma, in certo caso. Sì, ma insomma sono cose importanti da capire. Allora, se il decesso è avvenuto successivamente al conguaglio magari del saldo, magari la persona doveva pagare delle imposte o doveva ricevere il credito, ma è deceduto successivamente all'avvenuto conguaglio, il problema non sussiste. Se è avvenuto, il decesso è avvenuto prima del conguaglio del 7,30, bisogna stare attenti perché bisogna verificare se il deceduto era credito o era debito. Certo. Nel caso di credito o debito, comunque il sostituto d'imposta, sia l'INPS sia il datore di lavoro, ha l'obbligo di comunicare che non era in grado di effettuare il conguaglio. Conseguentemente, se era debito, si produce un modello F24, che è un modello di versamento per le imposte che erano a debito, e lo si intesterà al deceduto con l'iscrizione del codice fiscale dell'erede, mettiamo un figlio o la moglie superstite. Nel caso di credito verrà erogato l'anno prossimo una certificazione che si chiama CU, certificazione unica, che sappiamo dove ci vengono certificate le pensioni, i redditi di lavoro dipendente e quant'altro. Nell'apposita casella diranno che, supponiamo ipoteticamente, non sono stati rimborsati 600 euro di credito IRPEF. Conseguentemente l'erede l'anno successivo, quando va a presentare, ovvero nel 2022, andrà a presentare il modello 730 per il deceduto, perché ricordiamo che da due anni a questa parte si possono presentare anche i modelli 730 per i deceduti, velocizzando anche la parte del rimborso, per cui è molto più celere il rimborso con il 730, andrà a indicare anche il credito che non ha vantato l'anno precedente. Cosa diversa è se non abbiamo la comunicazione, comunque possiamo sempre mediare, perché presentiamo una dichiarazione correttiva integrativa nella quale compensiamo l'eventuale credito debito e dopo mandiamo il residuo credito a recupero per l'anno successivo. Per cui è sempre rimediabile. Chiarissimo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Ci sente? Sì, pronto. Prego, parli pure, l'ascoltiamo. Buongiorno. Buongiorno, sono della provincia di cioè del comune di Milano e volevo chiedere, per piacere, io ho 71 anni, percepisco la pensione del mio ex marito, la reversibilità, e sono stata operata al seno e mi è stata respinta, ho l'invalidità al 100%, mi è stata respinta la richiesta del percepire l'invalidità, perché ho 71 anni, è vero. Barbiero. No, l'invalidità non si respinge in base all'età. L'invalidità si respinge
se ci sono delle percentuali inferiori a quelle stabilite dalla norma. Quindi allora qua come proviamo a spiegarla bene, cioè bisogna superare il 74%. Con il 74% si ha diritto a delle quote che però sono comunque vincolate a quanto percepisce di reversibilità, per cui per dare una risposta completa credo che convenga rivolgersi a un patronato e verificare anche in base alla respinta qual è la motivazione, ma la motivazione non può essere l'età. Può essere la somma dei due redditi, può essere il fatto che il riconoscimento non è superiore a una certa quota. Poi dopo cosa ha chiesto? Ha chiesto l'invalidità o l'accompagnatoria? Perché non capisco, perché sono cose diverse. L'invalidità. L'invalidità, perché lei è invalida al 100%. Penso, no? Dopo l'operazione, signora, vero? Sì, sì, ho fatto. Sì, ma è stata giudicata invalida quanto? È stata giudicata invalida quanto? Al 100%? Con che percentuale, signora? Mi hanno dato, quando ho fatto la visita ad Ollo, mi hanno dato il 100%. Allora credo che debba andare al patronato e verificare. No, ne ha diritto, bisogna vedere, perché bisogna vedere con la pensione di reversibilità quanto arriva. Esatto, quindi, perché esiste sempre una soglia. 800 euro al mese. Adesso dirle così non so, perché non so le soglie, gli conviene andare al patronato a Milano, la CGL, fa fare la verifica, che senta è la cosa il patronato migliore. CGL, signora, perché allora appunto con la reversibilità... Comunque non è l'età, non è l'età. E poi se l'hanno respinta, cioè è scritto che l'hanno respinta perché ha 71 anni o gliel'hanno detta? Perché una respinta è sempre accompagnata è da una lettera che l'INPS manda a casa. Mi hanno fatto, cioè mi ha dato la legge 104 perché mi accompagnano a fare le terapie, però... Mi hanno detto che dopo i 67 anni a me non aspetta niente, non lo so. Ma chi gliel'ha detto questo, l'INPS? Quella della CAF, che mi hanno fatto la richiesta anche loro dell'invalidità, che sono andata alla visita e tutto. Alla visita mi è stata data la legge 104, ma non quello che danno ai 280 cos'è al mese delle altre persone. Pensavo che fosse per le più giovani, ecco, non ho capito questa cosa. E di reversibilità quanto ha? Circa 800, se non ho capito male. Io ho capito. Non lo so cosa che danno della reversibilità, mi danno 800 euro. E poi altre pensioni, altri redditi? No, niente. Possiamo far così, perché se non entriamo nel particolare diventa complicato. Se lascia giù il suo numero di telefono, la richiamo io nel giro di 48 ore. Lasci i suoi contatti, che qui abbiamo l'esperto, perché è davvero l'esperto, che allora poi magari scambiate due parole, anche insomma, perché dovrà dare tanto dati suoi privati. Sono di Milano anch'io, signora, quindi. Ecco. Vai, d'accordo. Grazie. Ho già lasciato il mio numero al ragazzo di prima. Devo darlo di nuovo? No, abbiamo tutto allora. Se lei ha già dato, abbiamo tutto, poi entro 48 ore la richiama. Va bene? Grazie per averci chiamato. E io volevo fare un passaggio sulla storia della tracciabilità delle spese, perché è uscita la conferma sulla tracciabilità. E dopo, Paolino, torniamo da te perché... Perché do i numeri. No, perché dobbiamo parlare di questa benedetta riforma delle pensioni, perché insomma si sta parlando di 63 anni. L'Europa ha già bocciato quota 100, quindi quota 100 è definitivamente defunta, ma vogliamo un po' capire verso quale direzione possiamo andare. Però volevo tornare su Monica, perché Monica, è uscita la conferma sulla tracciabilità delle spese, e anche alla luce di questo dobbiamo capire che cosa serve per avere l'attestazione del pagamento. Sì, è una novità che di fatto abbiamo già visto e di cui abbiamo insomma avuto conferma, per fortuna, quasi all'avvio della campagna fiscale di quest'anno, perché a volte capita che si parte a elaborare le dichiarazioni dei redditi, però come sappiamo, proprio ritornando al termine della semplificazione di cui in questi giorni si sta anche parlando proprio in tema di fisco, il fatto che si ha di fronte una circolare di 300 pagine
pagine ogni anno in cui vengono dettate le indicazioni da parte dell'Agenzia Entrate, diciamo che è un elemento di sicuro che non ci fa capire che siamo che guardiamo la semplificazione, e quindi anche chi vuole, come dicevamo prima, intraprendere un percorso in autonomia, forse a volte si trova veramente nella difficoltà di sapere se sta facendo giusto oppure sbagliato. E quindi anche e soprattutto il tema della tracciabilità, che è stata appunto la novità già annunciata nel 2020 e poi messa in pratica infatti quest'anno, perché guardiamo le spese che sono state sostenute nell'anno 2020, sappiamo, abbiamo già capito tutti, che una volta che andiamo a sostenere una spesa che poi deve confluire all'interno della dichiarazione dei redditi e per la quale vogliamo il ritorno di quel famoso 19%, chiaramente dobbiamo andare a sostenere quella spesa con i famosi mezzi tracciati, quindi utilizzare il nostro bancomat, la nostra carta di credito, piuttosto che l'assegno, piuttosto che il bonifico. Quindi abbiamo già di fatto conosciuto, insomma, ormai è messo in pratica, che anche di fronte a un, diciamo, potenziale dubbio proprio, è meglio non pagare quella spesa in contanti ma utilizzare il bancomat. Oggi siamo a settembre, al 30 settembre chiudiamo la campagna di questa, di questo 730, però io dico, abbiamo già nel nostro cassetto la cartellina pronta con tutte le spese che abbiamo sostenuto nell'arco del 2021, e quindi siamo andati in farmacia dal dentista, l'assicurazione, le spese dei figli adesso per la scuola, le rette, l'asilo e quant'altro, quindi tutto con bonifico, preparare tutte le pezze giustificative attaccate, perché a breve, dico io, tra un po' di mesi dobbiamo ripartire, quella cartellina la dobbiamo portare all'operatore del CAF, il quale chiaramente guarderà quella documentazione e grazie alla famosa delega che il cittadino ci firma potremo controllare con più sicurezza quelle certificazioni con quanto risulta incamerato nel sito dell'Agenzia Entrate, perché quando facciamo una spesa, chiaramente adesso, proprio perché il termine è tracciato, vuol dire che va a finire in un contenitore che è proprio quello dell'Agenzia Entrate, quindi di fatto tutto ciò che spendiamo è tracciato, quindi per noi è più facile in qualche misura anche dare un'assistenza puntuale alla persona, perché se lui ci porta una spesa non la troviamo nel sito o viceversa, la troviamo nel sito e lui non ci porta la pezza giustificativa, magari gli diciamo guardi che forse ha dimenticato qualcosa. Che manca questo, ecco. questo, cioè si riesce a gestire maggiormente tutto il meccanismo e poi, magari se abbiamo qualche minuto alla fine ne parleremo con te Monica, in un'ottica di ulteriore semplificazione sicuramente anche questo ci permette di fare un passo in più, no? Cioè in futuro la vera semplificazione è la tracciabilità, per cui non servirà nemmeno più avere il documento cartaceo, no? Avere le cose nel cassettino, questo secondo me sarebbe davvero la grande riforma. Graziano, con te tra pochissimo parliamo di detrazioni, però prima vorrei appunto Paolino fare questo passaggio, no? Perché è una riforma epocale quella che si sta discutendo, a novembre sarà presentata, ci sono varie opzioni in campo, una delle prime è quota 41, spieghiamo di che cosa si tratta. Beh, innanzitutto proviamo a mettere in fila la situazione molto frammentata e ingarbugliata che c'è. Allora, ci sono due norme principali che riguardano la stragrande maggioranza di chi deve andare in pensione. La pensione anticipata, che si matura con 42 anni e 10 mesi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna, e poi quando maturi quegli anni hai 3 mesi di finestra prima di andare in pensione, e questa norma qui è valida fino al 2026. Se non hai quegli anni di lavoro e riesci a superare i 20 anni di contributi versati, hai la pensione di vecchiaia, che scatta con i 67 anni di età, che però aumenteranno in base all'attesa di vita. Barbiero, poi ci sono tutte le altre. Tieni un attimo in saccoccia il ragionamento, perché abbiamo una nuova telefonata, ma riprendiamo subito il tema pensioni. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono una signora di Vittorio Veneto. Io avevo una casa dove abitavo, il mio marito è morto 4 anni fa e l'anno scorso abbiamo venduto la casa, diciamo, ho venduto la casa. Quest'anno il commercialista mi dice che non ho più diritto, se non è scritto sull'atto di vendita,
dei soldi che devo avere per i lavori fatti, insomma. Le non so famose... se mi sono spiegata bene, non sono brava. No, no, abbiamo capito, perché è un po' anche il tema, no, delle varie detrazioni che si hanno quando si fanno dei lavori. Sì, le detrazioni, sì. Esatto, quando si fanno dei lavori. Allora, Graziano, tornerei velocemente da te per questo discorso. Quindi la signora ha fatto dei lavori, ha diritto a delle detrazioni, viene a mancare, immagino, il proprietario della casa. La casa era contestata? Contestata, eravamo tutti due, padroni, insomma... Graziano, la signora dice non ha più diritto a ricevere queste detrazioni. Ora, la regola è che la detrazione, in condizioni di normalità, la detrazione segue l'immobile. Per cui se l'immobile, come è stato detto dalla signora, è stato venduto, in teoria cessa automaticamente, nell'anno in cui l'ha venduto, la possibilità per chi ha sostenuto le spese o per l'erede di godere delle detrazioni. A meno che... se è il proprietario ad aver sostenuto le spese e vende l'immobile, non indichi nell'atto notarile di vendita che intende mantenersi la detraibilità delle spese fino all'esaurimento delle spese stesse. Quindi era un passaggio che andava fatto a monte. Sì. Non è stato fatto quando è stata venduta la casa, niente. Le detrazioni in questo caso spetteranno all'acquirente qualora ci siano i requisiti da parte dell'acquirente. Ecco, vedi, anche queste sono informazioni molto importanti. Sì, sono molto importanti, perché averlo saputo, adesso non ho più diritto, insomma. Ecco, guardi, mi dispiace. Ed è questo che di solito noi diciamo sempre, quando dovete fare delle variazioni importanti, anche patrimoniali, come l'acquisto, la vendita di una casa, è sempre bene, prima di affrontare questo tipo di spese, perché alle volte dico vendo, va bene, perché... penso che le detrazioni siano mie e quanto ne consegue sia tutto mio. Non è proprio così, perché quando c'è la concessione di un immobile, come si è potuto vedere adesso, ci sono delle conseguenze quando si vende. E quindi consigliamo sempre di fare un colpo di telefono, fissare un appuntamento, dire: guarda, devo vendere, devo acquistare, ho dei benefici, posso, come posso portarmi avanti questa cosa? Sono dei dubbi che dobbiamo imparare a farci venire. Altra cosa, ho necessità di realizzare dei soldini, ho la proprietà di un terreno, voglio vendere un terreno, se lo vendo così e non mi informo, e magari questo terreno è diventato nel corso degli anni, da quando l'ho acquistato al momento della vendita, un terreno edificabile, e mi dicono che la proposta di vendita, mi danno 100.000 euro, io non sono cosciente in quel caso che se il terreno da agricolo è passato edificabile, rischio di dover pagare almeno un 20% di tasse sui 100.000 euro, sulla differenza tra 100.000 euro e il valore di acquisto di quel terreno, sulla plusvalenza in cessione. Cioè, sono cose che bisogna sempre stare molto attenti, perché sono molto insidiose. Oppure, acquistato una casa... Questa cosa qua, anche mio figlio non lo sapevamo, ma anche però avevamo dato in mano a una di quelle agenzie per la vendita. Però vede, è sempre importante, come dice Graziano, no? Rivolgersi a servizi fiscali, no? Come il CAF o CGL, cioè che hanno delle competenze diverse, no? In merito a questo, per cui... È che mio marito è morto 4 anni fa, sì che abbiamo venduto l'anno scorso, in agosto, non si riusciva più a pensare a quelle cose... Signora, grazie per averci chiamato, noi andiamo avanti. La vostra gentilezza. Buongiorno. Grazie a lei davvero per aver scelto questa trasmissione per sciogliere i suoi dubbi. Torniamo a lei, Barbiero, sì, sulla questione. Quindi pensioni. Rispetto a prima non c'è solo quota 100, perché quota 100, certo, è quella che permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. E riguarda tutti quelli che lavorano e quindi scelgono di uscire prima. C'è anche il problema dell'opzione donna che scade. L'opzione donna è quella che prevede che le donne con 35 anni di contributi e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. C'è una finestra di un anno, ma poi dopo, alla fine, hanno una pensione più bassa, ma chiaramente vanno con i 57-58 anni di età al posto di aspettare i 67. Poi c'è anche l'APE sociale, che scade anche quella. E questa per noi è importante, perché l'APE sociale protegge tutti gli ultra 63
gli ultra 63 anni che si trovano senza lavoro o stanno assistendo un familiare a carico o hanno malattie, patologie invalidanti. Tra l'altro, collegato con l'APE sociale, c'è anche la possibilità di andare in pensione con 41 anni per quelli che sono precoci, cioè per quelli che hanno maturato un anno di contributi prima dei 18. E se faccio 18 più 41 uguale 59, quindi ho per una parte la possibilità di uscire con 59 anni di età se sono precoci, dall'altra parte con 63 se ho perso il lavoro, se sto assistendo qualcuno o se ho malattie gravi. Da una parte con 36 anni di contributi, dall'altra con 30, cioè c'è una giungla. Quindi noi abbiamo chiesto al governo e stiamo ribadendo da tempo, basta fare una cosa molto semplice, creare un meccanismo di uscita a 63-64 anni, sì, sapendo che se vai prima dell'età di vecchiaia hai un coefficiente di rivalutazione leggermente più basso, cioè, e ma chiaramente percepisci la pensione 3-4 anni prima e quindi si fa il calcolo rispetto all'attesa di vita dove il montante complessivo sia simile. E dall'altra parte, per quelli che hanno la fortuna di avere una carriera continuativa di lavoro, uscire con 41 anni di contributi. Queste sono le due semplificazioni che chiediamo da tempo ai vari governi che si sono succeduti. E invece si fanno sempre tutte queste impostazioni, ognuno pianta la sua bandierina, ma non si va a una soluzione che è strutturale. Poi bisogna fare un'altra. È gestibile come costi, Paolino? Sì che è gestibile, perché poi questo ci consente anche di fare una rivalutazione dei coefficienti di quelli che vanno in pensione con il sistema contributivo e non retributivo, che chiaramente sulla base dei contributi versati, essendoci anche molti periodi in cui i contributi non sono versati perché vengo assunto con gli sgravi fiscali, perché vengo assunto con tutta una serie di cose, perché faccio l'apprendista e quindi non ci sono contributi, perché sono in maternità o sono militare e quindi non ci sono più i contributi figurativi come c'era una volta, bisogna lavorare anche su questa impostazione in modo che ci sia una pensione che anche alle nuove generazioni garantisca attorno al 70%. Questo è quello che bisogna fare, sapendo che poi la puoi accompagnare con la pensione integrativa che ormai tutti i contratti nazionali hanno regolamentato. Questo è un lavoro importante che va fatto. Se invece ognuno vuole fare il suo pezzettino per rispondere più a una platea rispetto a un'altra, noi rischiamo di fare una riforma che non sia efficace. Certo. Ricordo anche che purtroppo il Covid ha fatto morire parecchi anziani e dai dati che abbiamo tutti i morti ultra ottantenni, non tutti avevano la moglie, ma in alcuni casi è morto anche la moglie o il marito, quindi ci sono state meno reversibilità, meno pensioni, per cui complessivamente, certo, si è accorciata anche l'attesa di vita, certo, accorciandosi l'attesa di vita sta diminuendo anche la spesa previdenziale dell'INPS, che può essere ripensata proprio sulle cose che stiamo ponendo qua come sindacato. Una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, ci sente? Pronto? Sì, prego. Pronto? Noi la sentiamo. Pronto? Buongiorno, io sono Orlando. Ti sente? Sì, la sentiamo, parli pure. Ecco, io sono sposata, però purtroppo mi è mancato mio marito 3 anni e mezzo fa. Gli è scoppiata una vena nel cervello, sono andata avanti 6 anni. Dunque io ho lavorato 17 anni e mezzo, dopo mi sono fermata perché ho avuto problemi alla schiena e con la polmonite e la BCPO, che ho problemi di respiro e non ho più potuto lavorare, sicché ho solo quei soldi, cioè quelli, e naturalmente tirerò la, non so, posso tirare qualcosa io, perché la reversibilità del mio marito è di 700 euro, 720. E fra le medicine, che sono 200 euro al mese netti, certo, e dopo vivi, perché non ho tante risorse. Quanti anni ha? Quanti anni ha, signora? Che, se posso, quanti anni ha? Io ho 75, passo qua in ottobre. 75? 6-5, mi perdoni, le ho dato 10 anni in più, mi scusi. 6-5. Sì, sì, 65. Paolino Barbiero. Allora, la signora potrebbe avere diritto a 67 anni alla sua pensione di vecchiaia, qualora però i 17,5 anni di contributi, sì, siano stati versati prima del 92, perché all'epoca servivano 15 anni minimo di contributi per avere la pensione di vecchiaia, che poi sono stati portati a 20.
Potremmo esserci allora. Bisogna vedere, perché se li ha fatti dopo no, ma anche in questo caso bisogna fare due conti e tirare cinghia, perché potrebbe fare una richiesta di pagamento di contributi volontari, paga i 2 anni e mezzo e poi a 67 anni avrà la sua pensione, che nella peggiore delle ipotesi è adeguata alla pensione minima, quindi a 516 euro al mese. Che alla fine, se la persona ha vita, se la signora ha speranza di vita, di vivere altri 20 anni... Beh, noi 75 glieli abbiamo dati, quindi se, andrà appunto, anche oltre. Quindi ce li avrà di sicuro. Se... Però qui bisogna fare un calcolo delle convenienze. Se invece ha i 17,5 anni maturati prima del 1992, allora a 67 anni ha diritto alla pensione di vecchiaia. Anche... Però questo non lo so, deve andare a verificare. Allora signora, anche qui vada in CGL e così faccia due conti, perché eventualmente c'è questo piano B, cioè che lei paghi ancora 2 anni. Sa perché le dico anche questa? Perché purtroppo sì, ho capito di andare a CGL, ma io sono iscritta alla CGL. E volevo solo sapere, perché oltre di tutto questo, che mio marito gli è scoppiato la testa, perché abbiamo avuto due grosse perdite, aveva un lavoro e ha perso il lavoro. 100 milioni allora. E abbiamo tagliato anche lavoro perché non c'era più necessità, ho cominciato anch'io. Comunque, signora, 17 anni e mezzo sono più di 15. E di tutto questo poi lui ho ricevuto, stavamo già pagando i rati e l'azione, tutte le sue... le sue quote che dovevamo versare, poi si è ammalato, naturalmente se non si lavora i tassisti non prendono niente. Di dov'è signora? Però, ripeto, anche qua paradossalmente se ci sono le convenienze, avendo 17 anni e mezzo di contributi, dobbiamo verificare se sono stati maturati prima della modifica che li portasse a 20. Se è così, basta fare la domanda di pensione a 60, al compimento dei 67 anni. Se non è così, bisogna fare due conti e alla fine, facendo due conti, se uno deve pagare anche 5-8 mila euro, può anche decidere di farsi un mutuo sapendo che poi l'anno dopo li recupera subito quando va in pensione. Cioè bisogna fare due conti, come succede per altri. Abbiamo gestito casi più complicati del suo, magari se ci sono dei figli mettono qualcosa loro e poi vengono restituiti. Cioè bisogna fare il conto con le carte alla mano. Allora signora, visto che è scritta la CGL, io davvero la invito. Di dov'è? Di dov'è signora? Io sono di Lietoli, di Campolongo. Campolongo. Siamo di invalidità anche. Signora, mi devo fermare perché ho la pubblicità obbligatoria, davvero. Grazie per averci chiamato, ma approfondisca perché ha visto che una possibilità c'è. Arrivederci. Ciao, tra l'altro vengo. Con insomma, che si rivolga alla CGL nel veneziano, quindi sicuramente può. Allora sicuramente anche per la signora c'è una risposta. Dobbiamo andare in pubblicità assolutamente. Poi ancora un passaggio sulle detrazioni e poi attenzione, un passaggio sull'ISE, perché dal prossimo anno c'è l'assegno unico. Vi aspetto. Allora. 14:22, ben ritrovati, siamo in compagnia di Servizi Treviso SRL, CAF della CGL, che ci sta dando una mano per chiudere le ultime battute del modello 730 con la compilazione scadenza, ve lo ricordo, il 30 di settembre. Allora, un passaggio lo farei con Graziano Basso, ciao Graziano, per fare il punto sulle detrazioni, figli e poi anche le spese di un funerale ad esempio, no? Ci sono tante cose che magari le persone non sanno, riusciamo brevemente a fare un elenco? Abbiamo perso il collegamento, allora lo riprendiamo, se invece c'è Monica, quindi eccolo, Graziano. Ecco. Ci senti? Ecco, allora detrazioni. Noi ti sentiamo. Sì. Detrazioni, partiamo allora dai figli fino alle spese dei funerali. Che cosa si può fare? Mi permetti una cosa velocissima? Sì. Prima della pubblicità Paolo parlava dei contributi, dei versamenti volontari, anche quelli sono deducibili dalle tasse a determinate condizioni, per cui la signora potrebbe recuperare qualcosina anche in dichiarazione dei redditi. Bene, hai fatto bene a dircelo. Okay.
Allora, ci sono le detrazioni per i figli, che sono, va bene, le detrazioni per familiari a carico. Poi ci sono le detrazioni, quelle che possono essere per le spese scolastiche, di ogni ordine e grado. Gli studenti universitari possono essere portati in detrazione le spese per gli studenti universitari, e anche per l'alloggio degli studenti, per l'affitto dell'alloggio per gli studenti universitari fuori sede. Andiamo molto veloci così per sommi capi. Anche per l'abbonamento all'autobus, vero? Abbonamenti a mezzi pubblici per tutti, anche per il lavoratore, può essere messo dentro, perché sono pochi soldi, ma insomma tutto aiuta. Ci hanno insegnato che ormai tutto aiuta, tanto più è un sudoku e si butta dentro tutto. E possiamo comunque mettere dentro le spese veterinarie, le spese per i collaboratori domestici, per esempio. Possiamo dedurre praticamente i contributi che paghiamo ai collaboratori domestici. Possiamo detrarre le spese relative alle assicurazioni personali sulla vita, sugli infortuni, rischio morte, sul rischio invalidità, e addirittura da quest'anno, anche se viene fatto il 110%, c'è la polizza apposita che si può detrarre al 90% del valore per le attività sismiche, che per chi fa il 110%. E come si diceva, poi ci sono le solite spese sanitarie. C'è anche una parte del costo delle badanti che può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi al 19%, con un limite massimo di 2.100 euro, che comunque aiuta. E ci sono anche delle agevolazioni relative a chi è in affitto, non è proprietario di casa, ma è in affitto e la detiene come abitazione principale. A seconda, certo, della tipologia del contratto, può portare in detrazione dai 150 ai 495 euro. E poi tutto quel novero di detrazioni che sono la ristrutturazione di casa, la riqualificazione energetica di casa, l'acquisto di mobili legati alla ristrutturazione, e la domotica e tutte le innovazioni che si possono portare a casa. Tenendo presente che ci sono anche tutti i bonus che non sono stati erogati l'anno scorso, tipo il bonus vacanze, c'è l'ulteriore 20% da portare in detrazione nel modello 730, e l'eventuale bonus monopattini che non si è goduto, il bonus colonnine e quant'altro. Io ricordo solo una cosa, velocissimamente, dopo chiudo. E se per caso non avete fatto la dichiarazione, non farete la dichiarazione entro il 30, avete, come ha detto Monica, entro il 30 di novembre la possibilità di farla, se vi arriva a casa la letterina dell'Agenzia delle Entrate, può essere che abbiate avuto nel corso dell'anno scorso il datore di lavoro e abbiate percepito la cassa integrazione o qualche fondo integrativo di cui appartenete, per cui vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione. Non ignorate quella lettera, perché eventualmente è un promemoria che l'Agenzia delle Entrate manda e serve per fare la dichiarazione, pagando solamente 25 euro di sanzione tardiva entro il 28 febbraio 2022, termine ultimo, dopodiché la dichiarazione risulta emessa. Chiudo. Bravissimo, grazie Monica. Allora, per la questione ISE ricordiamo che è gratuito, si fa appunto presso il CAF, e adesso il tema è quello dell'assegno unico. L'ISE per il 2022 va rifatto, insomma, dal 1 gennaio, perché vale fino al 31/12/2021. Sì, allora noi stiamo, per tutto il 2021 abbiamo visto un aumento esponenziale di cittadini che si sono rivolti ai nostri sportelli per richiedere l'ISEE, anche chi nel 2020 di fatto non l'aveva fatto. Certo. Un po' anche presi appunto da questa informativa che dal 1 luglio 2021 sarebbe partito l'assegno unico, ossia questo assegno rivolto appunto a tutti i lavoratori che ha figli minori, chiaramente, e che andrà a sostituire pian pianino una serie di bonus, comprese anche le detrazioni che poi oggi usufruiamo all'interno delle nostre dichiarazioni dei redditi. Ecco, questo impianto di fatto non è andato a buon fine in tutto e per tutto, ossia dal 1 luglio abbiamo continuato a rinnovare gli assegni familiari vecchi ANF per i lavoratori dipendenti, con la modalità già entrata in vigore nel 2020. Abbiamo visto un piccolo aumento nelle nostre buste paghe a seconda se si hanno uno o due figli, di 37,5 piuttosto 55 euro, mentre è entrato in vigore questo assegno temporaneo dal 1 luglio al 31 di dicembre. Questo assegno temporaneo di fatto dedicato solo a una piccola fetta di soggetti, ossia gli incapienti, i disoccupati, i lavoratori autonomi, ossia tutti quei soggetti che non possono usufruire degli ANF. Ecco, questo avvio, diciamo, sperimentale di questo assegno ponte temporaneo
ha fatto sì che appunto una fetta di utenti si sia rivolta anche presso i nostri sportelli per richiedere l'ISE. Adesso vedremo cosa succede, perché ci stiamo appunto chiedendo, primo gennaio 2022, e noi siamo certamente pronti a dare aiuto e sostegno a tutti i lavoratori, però ci aspettiamo anche che le normative che ci andranno poi a dire come gestire questo assegno unico non arrivino al 24 di dicembre, perché naturalmente insomma sarebbe improponibile gestire una macchina organizzativa così importante. Quindi attendiamo fiduciosi insomma che se deve andare in porto nel breve tempo arrivino anche le disposizioni per dare le indicazioni operative. A proposito di macchina organizzativa, ricordiamo anche che insomma state anche cercando personale, cioè quindi la campagna di invio di curriculum proprio per riuscire a gestire la nuova campagna fiscale nel migliore dei modi. Eccola qua, cerchiamo proprio te, ve la facciamo vedere. Candidatura entro il 22 novembre, Monica. Sì, perché noi come ogni anno predisponiamo dei percorsi di formazione gratuiti per chi appunto ha piacere di approcciarsi a questa nuova materia, e per cui dobbiamo ancora terminare di fatto questa campagna fiscale, ma siamo già proiettati naturalmente a predisporre i percorsi formativi. Quindi chi volesse candidarsi nel frattempo ci può inviare il suo CV a risorseumane@servizitreviso.it, verrà contattato e in fase diciamo di colloquio daremo tutte le indicazioni per i percorsi formativi che inizieranno comunque a fine novembre e che consentiranno appunto alle persone per vari step fino ad aprile del prossimo anno di essere pronti naturalmente nell'affrontare una materia così importante e delicata come cerchiamo di far capire alle persone che ci ascoltano. E a voi di avere a disposizione una buona squadra. Paolino, chiusura veramente pochissimi secondi, perché devo fare degli auguri di compleanno. Chiudo come ho cominciato all'inizio. Ieri c'è stata l'Assemblea Nazionale della CGIL con i delegati per affrontare i temi del lavoro, dello sviluppo, dell'ambiente e di tutto quello che riguarda il miglioramento del nostro sistema produttivo e sociale. E venerdì invece a Cattolica ci sarà la riunione del sindacato dei pensionati della CGIL per discutere della rivalutazione delle pensioni, della non autosufficienza, tema che ci sta molto a cuore, anche perché se viviamo più a lungo non sempre viviamo in buona salute e abbiamo bisogno di avere le protezioni sociali, e anche dell'estensione della 14ª per i redditi più bassi. Quindi metteremo in fila tutte queste richieste e poi nel confronto col governo vediamo se siamo in grado, nella distribuzione dei soldi che stanno facendo, di avere delle risposte anche per le persone più deboli che rappresentiamo. Importantissimo, grazie, grazie Paolino Barbiero, grazie Monica Giomo, grazie Graziano Basso. Io in chiusura, se mi permettete, vorrei fare davvero tanti auguri a Bellina Furlan, perché oggi compie 101 anni, quindi abbiamo anche una sua immagine. Signora Bellina, tanti auguri, la signora di Padernello di Paese, però residente a Quinto, davvero auguri, auguri di buon compleanno. Auguri anche da parte nostra. Auguri da parte di tutti. Ringrazio la regia, Andrea Basso, Mattia Pizzaia per questa lunga diretta, ancora grazie ai nostri ospiti e arrivederci, l'informazione torna alle 18.30.